Scusate, buongiorno. Con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Whatever it takes, a qualsiasi costo, Mario Draghi va avanti per la sua strada e non rispetta nessun tipo di ostacolo, lo travolge e ottiene dei risultati, perché oggi è passata, anzi ieri è passata la controriforma, la cosiddetta controriforma della giustizia, che ha scatenato veramente un terremoto all'interno del Movimento 5 Stelle. Abbiamo titolato Draghi smantella i 5 Stelle, perché veramente uno scontro già molto aspro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, i due galli nel pollaio potremmo dire del movimento, si è ulteriormente aggravato. Vediamo il titolo del Corriere della Sera: Conte critica la riforma della giustizia, soluzione che non trova il mio consenso. La linea di Draghi, ha detto Draghi, va approvata com'è, quindi senza se e senza ma. E ieri c'è stato proprio lo showdown di Grillo, che ha in qualche modo, tra virgolette, costretto i ministri dei 5 Stelle a votare a favore di questa riforma della giustizia voluta da Draghi e dal ministro Cartabia, con Conte che soprattutto sulla questione della prescrizione difendeva le posizioni dell'ex guardasigilli Bonafede. Quindi davvero uno scontro politico molto grosso, fratricida anche all'interno della maggioranza. Si dice che i 5 Stelle a questo punto potrebbero addirittura uscire. Partiamo da qui, poi parleremo di molto altro, anche per parlare poi di altri scontri, per esempio a Conegliano all'interno del centrodestra, dove è stato candidato un sindaco che vuole che la Lega e Fratelli d'Italia vogliono far vincere, mentre il sindaco Fabio Chies, l'ex sindaco appoggiato da Forza Italia, si trova in questo modo, diciamo, un rivale molto forte in casa. Ma insomma parleremo anche di questo. Intanto vi presento gli ospiti che abbiamo qui in studio: l'economista Francesco Pontelli. Professore, bentornato. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie molte. Pietrangelo Pettenò, di Sinistra Veneta. Grazie. Buonasera, Pettenò. Direttore. Grazie anche a lei. Paola Roma, la sindaca di Ponte di Piave. Buonasera, direttore. Buonasera, esponente della Lega. Per Fratelli d'Italia, Lucrezia Favaro di Montebelluna. Buonasera. Buonasera Favaro, tutti. Grazie molte. E invece da Cittadella, per Forza Italia, Mario Fabris. Buonasera. Buonasera Fabris, grazie tante. Vediamo se abbiamo già i collegamenti in atto. Antonino Pipitone, Padova Bene Comune. Buonasera Pipitone, bentornato. Buonasera a tutti, direttore. Grazie molte. E Alain Luciani della Lega in Consiglio Comunale a Padova. Non c'è ancora, ma lo avremo, credo, tra poco. Allora, vediamo un po', insomma, questo è un fatto, quello della giustizia, che ovviamente riguarda anche poi direttamente i cittadini, perché qui lo scontro è tra chi voleva processi più brevi e chi in qualche modo adesso dicono i 5 Stelle più irriducibili, insomma, vuole invece processi più lunghi, proprio per via di una prescrizione che non è stata a questo, che non verrebbe modificata, perché poi il Parlamento che deciderà, che dovrà votare. Pettenò, che cosa sta succedendo all'interno
della maggioranza, perché ci sono problemi sia all'interno del centrodestra che all'interno del centrosinistra. In una maggioranza variegata, il governo delle larghe contese, abbiamo titolato ieri, però ogni giorno ce n'è una, insomma, migranti, lavoro, qualsiasi cosa, insomma, no? Ma il fatto strano è che ci sia una maggioranza così, cioè, nel senso che c'è una diversità tale di impostazione politica, di storie, di culture politiche, di non solo di ideologie anche, ma insomma, che ormai quelle, chi lo sa se ci sono ancora, però sicuramente di programmi politici, cioè, il fatto che stiano insieme questo arco di forze così diverse è davvero difficilmente spiegabile, sì, sì. Insomma, no? All'inizio si diceva è l'emergenza, cioè il governo del presidente, la situazione lo impone, non credo, già quello era un alibi e lo si sta dimostrando, cioè ogni tema, e ne avremo sempre di più, insomma, no? Di scottanti, perché le risorse della comunità europea arrivano, ma sono condizionate, come abbiamo imparato bene, sono condizionate a tante iniziative di riforma, cosiddette, di cambiamenti di alcune normative, per alcune fortuna. Cose che sono strutturali, non sono cosette di poco conto. Questa, poi ci saranno quello sui procedimenti di investimenti, di lavori, eccetera. Ce ne sono tantissime, per cui le differenze sono già in partenza moltissime. Poi ci si carica, quindi al di là delle differenze, per cui il dibattito non è un dibattito trasparente e sereno sulle diversità di impostazione, almeno credo che si faccia fatica un cittadino che è interessato a vedere sicuramente che un processo si svolga in tempo breve, ma credo che non cambierà, adesso non so, dico da inesperto, ma con una sensazione che ho, insomma, che non è che anche se rimane, tolgono la prescrizione, la riducono, cioè i 2 anni alla Corte d'Appello, cioè voglio dire, alla fin fine, se non cambi strutturalmente, al di là delle regole, il sistema, non si interviene anche sulla stessa magistratura, su tutto l'ordinamento, difficilmente per il cittadino che sarà coinvolto in un procedimento giudiziario cambierà qualcosa, credo. Sono dei messaggi, ma ecco, non c'è un dibattito sereno sui contenuti, per cui sulla forma e basta, e quindi è l'ennesimo schermaglia politica di cui si sta caricando tutto il paese. Da queste cose molto importanti alle altre questioni di DL Zan, che ogni giorno c'è una baruffa, cioè, ma non si discute del merito, ma di, come si può dire, battaglie di posizionamento, ognuno per partito, quindi, prendono, esatto. Quindi adesso, per esempio, rispetto alle 5 Stelle, anche lì il grande mistero dell'Italia, insomma, di questo momento, almeno per me, è come Grillo sia diventato un lacchè, un servitore di Draghi e dei poteri forti, come si diceva una volta, quando invece era l'emblema del vaffa dei poteri. Quindi lui è diventato, con il governo Draghi, il più tenace sostenitore. No, vi ricordate, questo governo doveva essere, dopo aver incontrato Draghi, il governo della transizione ecologica, un unico ministro che decide su tutto. Adesso, non so, io sono anche abbastanza sensibile alle questioni ambientali, basta leggere quello che dice il ministro della transizione ecologica per rendersi conto che c'è poco di ambientale, cioè, adesso devo dire la verità. Quindi Grillo ha venduto delle cose, sta continuando a vendere le cose, adesso sconfessa di fatto moltissime delle impostazioni dei 5 Stelle per dare ragione appunto a Draghi. Il gruppo parlamentare cosa farà? Ecco qui, quindi lo schermaglio, sono dentro i 5 Stelle, quindi di nuovo non si discuterà dei contenuti, ma chi sta con Conte o chi sta con Grillo? Questo sarà il tema. E vediamo il titolo prescrizione: Conte, tornati a un'anomalia italiana, Bonafede 5 Stelle drammaticamente uguale agli altri, e quindi uno scontro interno violentissimo, mentre il Movimento sul sito rivendica il risultato, una frattura enorme. Poi perché non, siccome poi non ci vogliamo mai, ci vogliamo sempre far in qualche modo riconoscere, abbiamo anche le notizie dell'ultima ora. Massoneria, Cecchi Paone, sono maestro di terzo grado, la mia famiglia Ruppe Congelli. Vabbè, insomma, e quindi anche Cecchi Paone ha fatto outing su, in questo caso. Una grande notizia, interessa a tutti. Se no, non ricordo più nessuno che esiste, quindi. Non lo so. Allora, Renzi sempre più a destra, altro titolo, la Confindustria promette, vogliamo avviare l'iter del referendum per abrogare il reddito di cittadinanza. Mario Fabris, allora, tutto quello che sta accadendo a livello nazionale può avere poi che tipo di contraccolpi sulla politica eventualmente locale, oppure passano
diciamo, passa come l'acqua sul marmo quello che succede a Roma. Che se sono scelte, se sono scelte di quelle importanti, dopo per caduta ricadono anche sugli enti locali, sulle regioni, sulle province, sui comuni. Bisogna sempre vedere a Roma cosa hanno intenzione di fare. Come diceva il signore che prima mi ha preceduto, qui si guarda sempre la forma, ma non si entra mai nei contenuti né nel merito. Ognuno per partito preso dice la sua, ma questo rimane sempre un telefono. Non è che se lo dice lei non è un telefono, se lo dice... ognuno dice la sua perché? Perché c'è troppa gente, prima di tutto, che non sa di quello che parla. Troppa gente che lo fa, come dicevo prima, per partito preso, e intanto di mezzo c'è sempre la gente che non riceve risposte. Ci sono dei problemi che ci trasciniamo da 40 anni, ma andranno avanti all'infinito, perché finché ci sono certe caste che non vogliono lasciare il posto e tutto il... Cioè, la forza che hanno dentro al governo, perché ce la prendiamo con gli onorevoli. In realtà lì c'è una magistratura, ci sono i dirigenti, sono quelli là che sono lì da 40 anni che non si riesce a muoverli. Cosa vuoi che comandino gli onorevoli che sono lì per 5 anni e poi li cacciano a casa? Hanno mandato a casa il 30% degli onorevoli, quindi oltre 300. Nel frattempo hanno nominato 700 persone nominate, famosi due. Allora, 700 persone nominate, 330 invece erano state elette, mandate a casa. Cioè, non ci rendiamo conto, tutta la gente, sì, mandateli a casa, quei delinquenti che non fanno niente, che stiamo perdendo, stanno portando avanti, cioè centralizzando sempre di più il potere in questa maniera. Ci saranno tante regioni, tante zone che non hanno più un rappresentante, perché hanno mandato a casa il 30% dei parlamentari. Sì. A favore di 750 nominati, allora quelli vanno bene, gli altri invece dovevano andare a casa. Sono cose che non si capiscono in Italia. Allora, intanto ovviamente anche il governo segue la vicenda della pandemia, ovviamente la variante Delta soprattutto preoccupa, in base anche a quanto sta accadendo all'estero. C'è un aumento rilevante dei contagi in Inghilterra, per ora non è proporzionale al numero dei ricoveri, non c'è l'assedio delle terapie intensive, ma insomma si sta invitando tutti alla prudenza. Domenica, dopodomani, ci sarà, come sapete tutti, la finale d'Italia-Inghilterra. Il presidente Zaia si appella al buon senso. Ieri vi abbiamo dato notizia dei tanti maxi schermi vietati nelle piazze di molti comuni. Vediamo cosa dice oggi cosa ha detto oggi il governatore. Io dico che se c'è distanziamento e c'è rispetto delle regole si può far tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgiochi in piazza, e penso che poi ci ritroviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Fa ancora una volta appello al buon senso il presidente della regione Luca Zaia di fronte al florilegio di provvedimenti che in queste ore riguarda diverse città del Veneto, su tutti il divieto di maxi schermo in luoghi pubblici, da Treviso a Padova, passando per Jesolo. Una questione tutt'altro che di dettaglio, guardando a quanto successo in occasione della semifinale Italia-Spagna: troppo elevato il rischio di contagio nei giorni in cui la discesa della curva epidemiologica si è arrestata, complice la diffusione della variante Delta. Noi dobbiamo sapere che la variante Delta comunque diventerà endemica, cioè sarà ad ampia diffusione. Dobbiamo sapere anche che i giovani probabilmente diventeranno, coloro che si infetteranno diventeranno degli asintomatici, quindi non avranno guai, ma il vero problema quale sarà? Se vanno a casa hanno un genitore o hanno un nonno o un parente, diciamo, adulto o anziano che non è vaccinato, quindi l'appello è alla vaccinazione proprio per prevenire, perché l'ospedalizzazione non c'è, nel vaccinato non c'è. Già, la campagna vaccinale che da un lato sconta ancora troppe defezioni, dall'altro subisce i rallentamenti delle consegne. La verità è che ci vorrebbero più vaccini, la verità è che non dovevano firmare quel contratto europeo che è altamente vincolante. Io avevo tentato di proporre l'acquisto diretto, ma mi hanno detto che così non si fa, adesso vedete i risultati. Restano i consigli di sempre e una rassicurazione che vale per tutte. Utilizzate la mascherina in tutti i casi di assembramento, igiene delle mani, distanziamento sociale, e ne veniamo fuori. E ovviamente vaccinarsi. Noi non ricoveriamo pazienti in variante Delta vaccinati, questo lo devono sapere tutti.
erano pieni, lo stadio era pieno. Allora, vediamo un titolo che riguarda i contagiati, e tra i contagiati c'è il telecronista di Rai 1, Rimedio, che è positivo, sì, sostituito per la finale, una buona parte della troupe della Rai è tornata contagiata, quindi insomma c'è preoccupazione anche perché questa variante è molto più diciamo invasiva di altre, anche se poi con coloro che sono stati vaccinati non dovrebbero avere nessun problema. Allora, Sindaco, intanto sui maxi schermi, come si regola a Ponte di Piave? Beh, guardi, non ho fatto l'ordinanza, ma non ho neanche una situazione come Treviso, come delle grandi città, perché insomma non è grandissima Ponte di Piave. Però sicuramente dopo la circolare del prefetto e poi anche da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte, l'ordinanza che ha fatto per il comune di Treviso, sicuramente è girata appunto nelle chat della nostra conferenza dei sindaci, proprio anche per vedere insomma quelle che sono state le disposizioni. Sicuramente, direttore, non è il momento di abbassare la guardia, proprio perché diciamo la situazione, come diceva prima, lo ricordava anche il presidente Zaia, i contagi ci sono e quindi in aumento, e quindi dobbiamo anche stare un attimo attenti. Sicuramente le situazioni in cui uno sta mangiando una pizza e c'è lo schermo all'interno della pizzeria, sicuramente non è quello il problema. Il problema è quegli episodi che effettivamente, sulle quali insomma anche il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, proprio con la Prefettura di Treviso, ha declinato, che sono quelli comunque di irrispetto delle regole. Ricordiamo che vige comunque sempre il divieto di assembramento e dell'utilizzo della mascherina nel momento in cui ci sono più persone, quindi sicuramente questo lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo anche in contemporanea, direttore, perché se parliamo di questa situazione insomma della partita di calcio eccetera, non possiamo dimenticare che abbiamo i centri estivi aperti, che stiamo facendo comunque attività con i ragazzi nel rispetto delle regole anche nel loro caso. Non possiamo dimenticare all'interno delle strutture che abbiamo situazioni di alcune criticità rispetto ai visitatori che non vogliono nemmeno fare il tampone per poter entrare, piuttosto che di amministratori di sostegno che non hanno autorizzato gli ospiti delle strutture a fare la vaccinazione. Quindi comunque abbiamo una situazione anche un po' particolare sotto quello che è il profilo sociosanitario. Quindi credo che sotto per un rispetto insomma anche della comunità con cui noi viviamo, il rispetto delle regole continua ad essere l'unica strada vincente rispetto dell'altro. Quindi ripeto, se sono seduti, c'è una situazione di tranquillità in cui non c'è questa calca anche che si è venuta a creare dai video che si è visti, sicuramente sotto questo profilo un rispetto deve esserci. Ripeto, nei comuni più piccoli non c'è questo tipo di situazioni, ma sicuramente nei comuni più grandi, ripeto, Treviso è stato nella nostra provincia quello che appunto da cui è arrivata poi l'ordinanza che abbiamo poi visto. Ecco, senta Sindaco, da avvocato lei come valuta insomma questa situazione, ma al di là dello specifico scontro interno, che giustizia auspicherebbe? Cioè qual è il problema della giustizia, la lentezza della giustizia, la prescrizione, cos'è che bisogna secondo lei cambiare? Ma sicuramente direttore, i tempi certi, ma proprio l'ossatura della cosa, cioè non possiamo intervenire su oggi mettiamo mano a questa, cioè deve essere una riforma tutto tondo, nel rispetto delle persone che vengono anche coinvolte nei procedimenti, ma le parlo anche della giustizia amministrativa, quella che coinvolge i comuni. Non possiamo sicuramente aspettare di avere delle risposte rispetto a sentenze. Io gliene parlo di una che per esempio era certo in campo del mio comune, che riguardava una situazione di rete fognaria dall'82, cioè l'anno in cui sono nata. Cioè lei capisce che man mano andando avanti in queste situazioni non si può veramente, perché credo che sia anche irrispettoso nei confronti anche di chi fa l'amministratore pubblico. E poi ritornerai anche sulla questione che osservava anche prima rispetto ai dirigenti e a chi veramente è poi nei tavoli che prende questo tipo di decisioni e che interviene. Cioè, ripeto, lo abbiamo poi visto però in altre situazioni, come anche per dare sospensive veloci siano anche situazioni, quando lei direttore parla, quello che succede a Roma tocca o meno i territori, li tocca tantissimo. Io le parlo del sociale, abbiamo una grossa criticità collegata a una norma del 2016 dove sostanzialmente per quanto riguarda le persone ricoverate nelle strutture residenziali, i comuni dovrebbero essere loro a intervenire totalmente qualora si dimostri che dall'ISE questi hanno un ISE basso e non possono utilizzare la loro indennità di accompagnamento e pensione. E questa è una cosa poco corretta e ingiusta, soprattutto perché i comuni chiaramente devono prendersi carico di una serie di cose, non può essere solo il residenziale.
Chiaramente questo risvolto, è stato presentato un emendamento che adesso all'interno del DL Sostegni Bis, attenderemo il 26 di luglio per vedere quello che sarà l'esito, ma è fondamentale non solo l'istituzione di un fondo che sia all'interno del fondo un'autosufficienza a livello nazionale, ma anche e soprattutto questa abrogazione di questo articolo, che davvero fa chiudere i municipi, perché se, ripeto, le persone che hanno anche questi sussidi da parte dello Stato non possono andare poi, una volta decedute, le persone agli eredi, devono essere utilizzate per la persona. Ci sono casi in cui le persone vengono spogliate del loro patrimonio, le persone disabili, e intestati ad altri proprio per trovarsi in questa condizione, mettono in ginocchio i comuni. Quindi di questa situazione, che chiaramente anche questa all'interno del con un emendamento che è stato presentato, è fondamentale questo intervento, perché per noi comuni il sociale veramente occupa già l'80% dei bilanci. Se arriviamo a occuparci solo ed esclusivamente del residenziale, allora davvero non possiamo più occuparci dell'assistenza domiciliare, della parte dell'assistenza scolastica per i ragazzi, della parte quella che riguarda la disabilità di altro tipo, perché abbiamo anche altri tipi di progettualità. Quindi davvero sotto questo profilo devono mettersi una mano nella coscienza, perché fare una legge poi quella del 2016 senza copertura finanziaria, credo, direttore, che questo sia veramente, rispetto al tema della giustizia, nel dire, quando uno viene eletto e fa e vota per determinate leggi, dovrebbe essere anche tranquillo nel vedere che abbiano delle coperture finanziarie e non scaricare nell'ultimo anello della catena, che sono i comuni. Infatti si scarica tutto sui comuni, ma ancora una volta i sindaci sono sul sentiero di guerra, hanno fatto tante rivolte, tanti movimenti, purtroppo sono sempre tornati da Roma con le pive nel sacco, perché a Roma chiudono la porta, non ne vogliono sentir parlare. E, vediamo un servizio sulla rivolta dei sindaci proprio, ne abbiamo parlato anche ieri, a dar man forte ai sindaci con un diavolo per capello, c'è anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, sentiamo. Allora. La quiete dopo la tempesta. Ieri la ribellione dei sindaci. I primi cittadini hanno raccontato la loro rabbia. Hanno spiegato che le leggi disincentivano chiunque dall'indossare la fascia tricolore, perché inchiodati a catene burocratiche tra costi vivi e stipendi bassi, hanno responsabilità enormi che vanno ben oltre i loro poteri. Ieri avevamo dato voce ai sindaci. Oggi, forse ripensando al servizio di Rete Veneta, un signore cammina in via Zamenhof a Vicenza. Attenzione, stava per cadere. Dove c'è un cittadino che inciampa in un problema, in suo aiuto arriva Rete Veneta. Chi c'è dietro agli occhiali da sole? Ma è lui, il consigliere regionale Gio Formaggio. Era per farvi capire cosa rischia un sindaco quando un cittadino magari trova una buca o magari una maloria sulla strada, inciampa, denuncia il comune e un sindaco deve rispondere. Allora, è vero che i sindaci devono tenere perfettamente i loro territori, però con le casse che hanno, che abbiamo, anzi ho fatto il sindaco tanti anni, non è sempre possibile tenere a pennello il proprio comune. Quindi può capitare che ci sia qualche buca, qualche problema non segnalato, magari con i temporali, con qualcosa. E non mi sembra giusto che un sindaco debba pagare di tasca sua, perché se non ha un'assicurazione paga di tasca sua i danni che ha. Dopo ci lamentiamo che non ci sono persone, non ci sono giovani che si affiancano e si affacciano alla politica. Uno, per fare il sindaco oggi, con le leggi che ci sono in Italia, possiamo pure dirlo a Rete Veneta, è un pazzo, perché non sa a cosa va incontro. Deve rispondere in prima persona per tantissime cose. I sindaci rischiano per tantissime cose e proprio per questo c'è una carenza di vocazioni politiche, soprattutto nei piccoli paesi. Però rischiamo veramente che ci siano piccoli comuni dove nessuno va a fare il sindaco. Quindi fare il sindaco della propria comunità è il mestiere più bello del mondo, però dobbiamo cambiare qualcosa, non possiamo rischiare di tasca propria per cose su cui non abbiamo colpa e non possiamo intervenire. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. E tra l'altro ci sono polemiche anche sulle retribuzioni dei sindaci, perché mentre dei signori che guadagnano dai 15.000 euro in giù come ministri e parlamentari si dedicano alle schermaglie sulla giustizia tra 5 Stelle, PD e le altre forze, oppure sul DDL Zan, ed è tutto così finalizzato a vedere di demolire l'avversario, Lucrezia Favaro, i comuni appunto sono la canna del gas, no? Lei condivide questa visione, diciamo, dei comuni proprio maltrattati, calpestati, non considerati?
Sì, e soprattutto è grave perché poi il cittadino, quando ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di chiedere qualcosa all'amministrazione, va in comune, va dal sindaco, va dall'assessore, va dal consigliere comunale. Chiaramente fa più fatica ad andare dal presidente della Repubblica, dal presidente del consiglio o comunque da un parlamentare. Quindi il sindaco, l'amministratore locale diventano le persone che fanno da parafulmine per i problemi della cittadinanza, e in questo senso dovrebbero avere quantomeno un rispetto da parte di chi si trova a Roma, che dovrebbe appunto rendersi conto di questa situazione e non mettere i sindaci nella situazione di dover rispondere, perché ad esempio, come faceva vedere nel filmato Gio Formaggio, succede che c'è una buca per cui il sindaco deve rispondere della buca esistente. Ricordiamo che i bilanci comunali sono sempre più alla canna del gas, sostanzialmente, non trovavo un termine più edulcorato per rendere il concetto, e noi ci troviamo a dover fare nei comuni molte cose che rientrano nella competenza dei comuni. Penso a Montebelluna: in due mandati sono stati spesi 16 milioni di euro per rifare le scuole, per mettere la norma sismica. Questo perché noi abbiamo detto non possiamo sottovalutare il rischio sismico e mettere i ragazzi, i bambini di Montebelluna in difficoltà. Chiaramente però spendere 16 milioni di euro per l'edilizia scolastica è veramente una cifra enorme, vuol dire sacrificare tutta quella che è l'ordinaria amministrazione, e chiaramente poi il cittadino, magari anche a livello elettorale, guarda più la buca di fronte a casa sua che non magari l'opera sicura e appunto la sicurezza scolastica. Però noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo detto che non era assolutamente possibile mettere in difficoltà i nostri ragazzi, tanto più essendoci un rischio sismico, e lì abbiamo investito gran parte delle risorse. Tra l'altro tenete presente che tutti questi investimenti che sono stati fatti li abbiamo fatti appunto non avendo molti soldi a disposizione, perché abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente un debito per 40 milioni di euro che abbiamo anche dovuto ridurre, e un debito di 40 milioni di euro per un comune come Montebelluna, che comunque è un comune grande, però è un debito che era veramente significativo. Siamo riusciti a dimezzarlo e anche ad andare avanti, pur con personale ridotto, garantendo sempre gli stessi servizi, riuscendo a fare anche delle opere nuove, perché Montebelluna, qui cambio un attimo argomento, ma certo, per chi certo non la conosce, era una città in mezzo alla quale passava una strada. È stato pedonalizzato il centro storico, sì, creando un centro storico a misura dei cittadini per lo shopping, utilizzabile per le varie attività, le varie iniziative che potranno, speriamo a breve, essere fatte. Abbiamo anche, avevamo un altro problema, che era quello del sottopasso ferroviario. Arrivando a Montebelluna da Volpago ci si trovava questo sottopasso, e questo sottopasso creava grandi problemi di viabilità. Anche questo, opera di cui si parla da 50 anni, sta diventando realtà, e insieme a questo sottopasso verranno fatti altri 3 sottopassi. A Montebelluna poi mancava anche un teatro, adesso verrà realizzato anche un teatro, e ricordo, tutte queste opere le abbiamo fatte con praticamente a costo zero, vincendo dei bandi per la maggior parte, e soprattutto con un bilancio che era già compromesso, per cui non ci permetteva di fare grandi investimenti. Senta Favaro, per quanto riguarda la finale Italia in Terra, insomma le misure di sicurezza, le restrizioni, i maxi schermi, voi cosa avete, come vi regolate, insomma? A Montebelluna non facciamo un maxi schermo comunale, abbiamo deciso che non era il caso di farlo, perché comunque c'è sempre un rischio, per quanto possano essere mantenute le misure di sicurezza e tutto quanto, c'è sempre un rischio anche minimo, insomma, che si creino degli assembramenti. Inoltre avevamo fatto il ragionamento che era meglio far anche lavorare i commercianti, lasciando a loro la possibilità di fare di attirare dei clienti proprio con dei maxi schermo, e vari locali si erano attrezzati. Purtroppo adesso mi pare di aver capito che all'esterno non è più possibile, a seguito di questa ordinanza, di questa misura del prefetto. Questo sinceramente mi dispiace, nel senso che non capisco
capisco per quale motivo i nostri commercianti debbano essere penalizzati, visto che comunque avevano già trovato delle persone che avevano prenotato il posto. Comunque all'esterno abbiamo detto che il rischio di contagiarsi è inferiore. Insomma, ci poteva essere un po' di attenzione. E su questo c'è polemica, anche ci sono tanti baristi, esercenti che, esatto, che si lamentano. Vediamo intanto cosa dice il sindaco di Pederoba, che invece proprio ha deciso di mettere il maxischermo nonostante il divieto, e sentiamo come commenta il prefetto di Treviso, Laganà. Vediamo. Lo stop ai maxischermi in piazze plateatici per la finalissima degli europei porta con sé la scia di polemiche e di chi non coglierà l'invito, rivolto ai sindaci della provincia, dal prefetto, come a Pederoba, piccolo comune in cui il maxischermo ci sarà. Non vorrei paragonare la città di Treviso a un paesello piccolo come Pederoba. Nel caso specifico ci saranno 100 sedie massimo. Ci sarà un triage all'entrata della piazza, compilando una scheda, nome, cognome, eccetera. Paradossalmente, devo dire che la realizzazione di un megaschermo, diciamo così, tra virgolette, gestito dal comune, preoccupa meno, perché io do per scontato che il comune adotti le misure. Quello che invece preoccupa è una forma di, diciamo così, un fai da te, no, di schermi messi all'esterno dai gestori, preoccupati unicamente, giustamente, di avere, come dire, il massimo profitto della serata, ma senza poi preoccuparsi più di tanto di quello che accade esattamente mezzo metro in là del loro plateatico. E infatti, a pesare sulla decisione presa ieri in sede di Comitato per l'Ordine e Sicurezza è stata l'eventualità di scie di intrattenimento al di fuori degli spazi dei pubblici esercizi, incontrollate e incontrollabili, oltre che non pianificabili per un controllo mirato da parte delle forze dell'ordine, controllo che nel post partita sarà invece concentrato nelle aree consuete dei caroselli. E in ogni caso, siccome sono i caroselli anche con le auto, saranno controlli importanti anche sul fatto che non ci siano persone alla guida con non in perfette condizioni psicofisiche, per evitare incidenti. Provvedimento che divide anche in virtù del fatto che all'interno dei locali la visione sarà invece consentita, creando per chi ha spazio al chiuso la dimensione contenuta da bar dello sport più che da grande evento collettivo. Siamo in qualche modo favorevoli alla decisione, diciamo, presa dal prefetto, perché abbiamo visto tutti un po' quelli che sono stati risvolti delle scorse settimane. Facciamo un po' di attenzione, perché comunque ci sarà una criticità nella decisione, che sarà quella, diciamo, di rendere possibile comunque il dopo partita, quindi ci sarà sicuramente un assembramento inevitabile, e quindi su questo siamo un pelino più critici, nel senso che andava gestita un pelino meglio e andavano sempre favorite le situazioni molto organizzate e molto controllate. Servizio di Luisa Bertini, ancora la giustizia, vediamo come legge la nuova riforma della giustizia il Fatto Quotidiano. Con la prescrizione di Cartabia, il ministro Cartabia, i processi non durano di meno, o muoiono senza colpevoli o si allungano. Criteri sui reati da perseguire li indicherà la politica. Professor Pontelli, poi andiamo tra pochissimo anche da Nino Pipitone e da Len Luciani. Si dice spesso, no, la giustizia che non funziona poi si riflette con danni enormi sull'economia. E sull'economia adesso si è molto ottimisti, perché qui si prevedono, l'ha detto oggi il ministro Franco, dice più 5% di crescita, arrivano i miliardi, siamo a cavallo. E sarà così semplice, diciamo. Allora, sulla giustizia è evidente che la giustizia rappresenta uno di quei fattori che incentiva o meno gli investimenti dall'estero. La sua lentezza, che è una delle peggiori europee, è sicuramente disincentivante rispetto all'attrattività degli investimenti. Punto secondo, questa riforma, parziale sicuramente, tuttavia scarica e ribadisce l'onere del mantenimento dei tempi allo Stato, perché chiunque abbia studiato diritto sa benissimo che la contrapposizione tra Stato ed imputato è ovviamente a favore dello Stato. Questi sono i principi del diritto pubblico.
di quali buona parte di queste persone che blaterano non le hanno neanche lette sul topolino. Quindi questo ritorno alla responsabilità del mantenimento dei tempi allo Stato è un principio democratico, non è una presa di posizione, per cui io non posso restare imputato tutta la vita attendendo i tempi dello Stato. Lo Stato deve organizzarsi e fare in modo che abbia dei tempi precisi per la mia tutela democratica. Questo ci fa ritornare per una volta e forse la prima, nel novero delle democrazie occidentali, nelle quali chi lavora per lo Stato ha degli obblighi, perché non è vero che il magistrato non debba avere degli obblighi. Il magistrato è soggetto alla legge e la legge la stabilisce la politica, non il magistrato stesso. L'indipendenza è garantita dal CSM, del quale si potrebbe parlare fino a domani mattina, ma comunque la legge la stabilisce la politica, che piaccia o meno. Punto primo. Punto secondo. L'opera di Draghi, che fa anche degli errori, intendiamoci, però per esempio l'abolizione del cashback, tutti dicono ecco contro i 5 Stelle, esatto. Ma qualcuno si ricorda che la BCE, quindi stiamo parlando di un massimo organo internazionale europeo, aveva fortemente criticato il cashback, perché la BCE stabilisce, lo ricordo sempre a questi grandi geni del diritto, che lo Stato rispetto ai pagamenti deve essere terzo, non deve favorire né la moneta elettronica nel contante. Questa è una forma di libertà e di democrazia che noi abbiamo perso anni fa. Adesso mi aspetto, perché spero che col passare del tempo Draghi riesca ad annullare gli ultimi 2 anni disastrosi del governo Conte e dei 5 Stelle, prima alleati con la Lega, poi col PD, si aumenti anche il limite dei contanti. Non è impossibile, è inimmaginabile pensare che noi si continui ad avere il limite dei contanti più basso che c'è in Europa. Per cui, tornando al discorso economico, relativamente al 5% del quale diceva il ministro Franco, le dirò, mi fa piacere, però ricordiamoci che noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, col 5% non recuperi neanche la metà. Noi abbiamo delle filiere che sono ancora sotto vincolo del blocco dei licenziamenti perché sono in crisi terribile, riferimento al tessile e abbigliamento. Per cui questo grande entusiasmo, francamente, non lo trovo fuori luogo. In più, non dimentichiamoci che c'è un forte stress relativo all'inflazione. Perché ho sentito dire, non poco tempo fa, da grandi economisti che intervengono nella sua trasmissione, adesso noi paghiamo lo 0,10 di interessi sul debito pubblico. Ultima emissione 0,99, ricordiamocela. E tra l'altro, in prospettiva, le prossime emissioni, l'inflazione reale, con l'aspettativa di una inflazione, che daranno maggiori interessi. Questo vuol dire aumentare i costi del servizio del debito, per cui tutte quelle risorse che noi pensavamo di destinare ad un determinato settore verranno utilizzate per pagare gli interessi sul debito. Per cui questo sicuramente gli investimenti europei ci aiuteranno. Bisogna gestirli al meglio, questo è indubbio. Con un rimbalzo automatico anche dopo la caduta che ha avuto. Speriamo sia a V e non a U. Sì, ma poi con le riforme, di cui si continua a parlare, bisogna fare le riforme, però le riforme ma questi continuano a giocare con DDL e Zan. Cioè non ci rendiamo conto che se l'Italia non riparte velocemente a produrre plusvalenze, con quali soldi diamo indietro il debito che ci sta caricando l'Europa? Perché chiamiamolo col nome proprio, sono debiti, se non diamo indietro le rate noi verremo commissariati, perché prima di approvare il discorso del recovery fund hanno eletto un commissario che non deve rispondere a nessuno, né agli stati né alle banche. Il commissario a un certo punto, quando ingiunge uno Stato che deve restituire una rata o parte dei prestiti che sono debiti, se lo Stato non è in grado di adempiere, viene commissariato. E questi stanno lì a giocare con il DDL Zan. Nel pomeriggio è stata firmata l'ordinanza per la serata della finale degli europei, parliamo di Padova, ecco l'appello del sindaco Giordani e poi andiamo da Antonino Pipitone di Padova Bene Comune, vediamo. Domenica sera, Italia, tutti quanti a tifare, tutti a tifare Italia, importantissimo, il che non vuol dire ubriacarsi, il che non vuol dire fare danni, il che non vuol dire mancare rispetto agli altri, per cui ho fatto un'ordinanza che dall'ora 19 alle ore 6 del mattino non è possibile asportare, avere asporto di liquidi, lattine, vetri,
non si possono acquistare, per far sì che la gente non si ubriachi. Divertirsi è una cosa fondamentale, fare Italia è fondamentale. Io incrociamo tutte le dita per rispetto per gli altri. Vi ricordo un'altra cosa importante: tenete le mascherine, igienizzate le mani. Non è finita, non è libera a tutti, per cui attenzione, fate per favore attenzione, molto importante. Un abbraccio a tutti e forza Italia. Sergio Giordani, sindaco di Padova. Allora, dottor Pipitone, con lei abbiamo parlato non so quante innumerevoli volte delle curve, della pandemia, delle terapie intensive, insomma dei reparti ospedalieri, altri reparti ospedalieri. Lei è un diabetologo, per cui insomma ha visto anche dei reparti così entrare in grandi difficoltà durante la fase più dura del Covid-19. Dove ci troviamo adesso, secondo lei? Cioè, siamo a ridosso di un'altra ondata? Cioè, Crisanti poco fa ha detto: non ci rendiamo conto che queste varianti possono determinare un'altra, diciamo, un altro forte, grosso peggioramento della situazione. Lei come la vede? Ma basta vedere i numeri delle ultime settimane, che stanno progressivamente aumentando. Questo non significa che siamo in una situazione complicata o drammatica come gli altri paesi, perché poi le curve si somigliano, comunque i percorsi sono molto simili, e quindi ci sarà sicuramente un aumento delle nuove varianti, ci sarà un aumento sicuramente dei nuovi casi di infetti. Quello che spero e presumo che non ci sarà è un surplus di ricoveri in ospedale. Questo mi pare che sia abbastanza al momento scongiurato, per il fatto che noi abbiamo in Veneto, come in tutta Italia, fatto un ottimo lavoro con i vaccini. Certo. Oggi basta vedere le cronache di quanti ragazzi che sono andati all'estero in vacanza, tanti nostri parenti, vicini, figli, nipoti, che tornano e sono positivi. A Padova abbiamo avuto un caso di un gruppo di ragazzi proprio ieri, l'altro ieri, sì, tornati alla Spagna, e che tutti sono tornati positivi. E questo, no, i ragazzi adesso sono in isolamento, hanno dovuto fare tutte, come dire, quel percorso di tracciamento dei contatti, che è molto più semplice adesso che i casi sono sicuramente molto inferiori rispetto a prima. Abbiamo la tranquillità che i reparti sono sostanzialmente ormai vuoti dal Covid. Quello che posso dire da medico è che, continuando a fare ovviamente il mio lavoro come sempre, sto vedendo tante persone che hanno avuto il Covid, alcune sono state ricoverate, altre no, che hanno delle complicanze molto molto serie sulla qualità di vita, problemi neurologici, problemi ai muscoli, problemi al cuore. Quindi la situazione è molto complicata, sia per chi ha avuto il Covid sia per chi potrebbe prenderlo. Oggi due miei pazienti al di sopra dei 60 anni non erano ancora vaccinati. Non erano ancora vaccinati soprattutto perché sono messi in difficoltà: dottore, ma cosa mi consiglia? Ma ho sentito dire che questi vaccini non possono essere non sicuri, eccetera. Ecco, c'è una cosa molto grave che sta accadendo, nonostante, ribadisco, abbiamo una grande quantità di numero di vaccinazione. La cosa molto grave, c'è questa disinformazione da parte dei Novax, che in maniera assolutamente pubblica, plastica, viene rimandata sui social, dovunque, e nessuno dice niente. Io mi chiedo se sia normale che ieri ho visto un video di un gruppo di medici, tra cui un pediatra di un comune vicino Padova, mi pare che fosse Due Carrare, che praticamente pontificavano su una serie di assurdità e falsità. Io mi chiedo se l'ordine dei medici a livello nazionale, a livello anche locale, può consentire una cosa del genere. Abbiamo ancora tanti sanitari, nonostante la legge che è stata approvata dal Parlamento, nonostante abbiamo avuto una serie di interventi a livello regionale, in cui ancora siamo a livello di penultimatum, in cui si dice sempre
fra un mese, fra 20 giorni, fra mettetevi in regola, chi non si mette in regola, si dà un termine, o sei vaccinato e puoi fare il tuo lavoro, altrimenti vieni o demansionato a fare una, vai a lavorare in un posto dove non sei a contatto con i cittadini, oppure in subordine sospeso fino al 31 dicembre, come dice la norma. O si è chiari e determinati su questa cosa, oppure secondo me ci prendiamo in giro. Qua c'è chi si sta vaccinando in maniera responsabile e chi sta lucrando su chi si vaccina, perché è evidente che poi la cosiddetta immunità di gregge la raggiungono i vaccinati, ovviamente. Chi non si vaccina sono degli scrocconi di salute su chi è responsabile, soprattutto gli anziani. Vedo tanti anziani che si vaccinano con grande tranquillità e con grande responsabilità, e poi abbiamo tutta questa gente che continua a sparare le più grandi balle stratosfere, che mette in crisi anche chi magari non ha gli strumenti culturali o scientifici per capire bene la necessità del vaccino. Non adesso, ci sono certezze adesso... scientifiche, quindi il suo intervento un po' di parte, non ci sono scientifiche. No, dottor Pipitone, non ci sono certezze scientifiche. Beh, guardi, io sentire una persona che dice questo, non ci sono certezze. La certezza scientifica non c'è nemmeno se io le prescrivo un'aspirina e lei si prende l'aspirina, perché lei potrebbe avere un'emorragia gastrica andare subito in ospedale, oppure peggio. Ma di cosa? No, non è un'esagerazione, è così. Cioè, abbiamo vaccinato in Veneto oltre qua ormai 3 milioni, abbiamo fatto oltre 3 milioni di vaccini. Mi dica lei di cosa discute, di cosa parla. Quindi lei con l'AstraZeneca un morto ogni 100.000 è una conseguenza normale, mentre 20 morti su 60 milioni, questo fa notizia secondo lei? Come, non ho capito? Cioè, con l'AstraZeneca, siccome succedeva un caso di ictus o quant'altro ogni 100.000, quello è una conseguenza abbastanza normale. Allora, quello è normale, 1 su 100.000. In Italia, oggi, 19 morti su 60 milioni di abitanti, quello invece è una notizia terrificante, terribile. Questo è terrorismo mediatico. Bisogna cambiare l'articolo 32 della Costituzione, che lei conosce molto bene. E cosa dice? Qual è? Che io sono padrone della mia salute. Ma lei tranquillamente non si... Io sguardi, lei... Allora, lei che dice che quelli che non si vaccinano devono prendere di qua, devono prendere di là. No, lei deve cambiare prima la Costituzione. Non ci giochi su queste cose. No, non ci giochi lei, dottor Pipitone. Un attimo, se no non sentiamo. Prego, Pipitone. Io parlo dei sanitari, dei miei colleghi, tutti quelli che lavorano nella sanità, in cui c'è una legge, ormai una norma approvata dal Parlamento, in cui si dicono che si devono vaccinare giustamente. Chi non si vuole vaccinare può fare un altro lavoro, può andare via dal pubblico, può fare quello che vuole. Ora c'è il problema degli insegnanti, che è la stessa cosa, a mio avviso andrebbero tutti vaccinati gli insegnanti. Poi vede, lei è uno di quelli che lucra su chi come me e tanti come me si vaccinano. Ma il governo non ha messo... Io non ce l'ho con quelli che si vaccinano, non siete voi che ce l'avete con chi non si vaccina. C'è la libertà di scelta. No. Guardi, nei vaccini per pandemia... i ragazzini di 12 anni, cosa pensa lei, dottor Pipitone? I ragazzi dopo al di sopra dei 12 anni possono vaccinarsi. Voglio ricordare che noi vacciniamo i bambini. Li stanno ricattando dopo un anno e mezzo di prigionia a casa. Li stanno ricattando, guardi, che se vogliono andare in vacanza devono vaccinarsi. Secondo lei questo è normale? Io non mi posso abbassare a discutere con uno come lei. Lei è un grande scienziato, quindi non si abbassi. Ma se mi consenti, io faccio il medico, non so lei cosa fa. Uno che dice queste castronate, io lo scuso, mi dica lei, i bambini sono fermi un anno e mezzo, sono prigionieri, e per andare in vaccinazione sono costretti a vaccinarsi. In cui dico che noi abbiamo 10 vaccini obbligatori per i bambini, che facciamo 12, appena non sono nati, 10, sono 12, fino all'adolescenza, per debellare alcune malattie molto gravi. Perché solo l'Italia e la Lituania hanno fatto obbligatori 12 vaccini? Io volevo andare in Lituania e tutti gli altri paesi d'Europa. Se avessimo al governo gente come lei, noi saremmo come Brasile adesso, come altri paesi, dove avremmo molti per strada e li seppellirebbero. Scusi Pipitone, io volevo...
devo andare da Len Luciani perché potrebbe anche dover andare via, diciamolo, Luciani, grazie, buonasera per essere con noi, perché siete in attesa di un bimbo, quindi potrebbero chiamarla tra pochi minuti, e la ringrazio per essere intervenuto. Fabri si è preso la parola senza che gliel'avessimo concessa e così abbiamo tardato in un collegamento che volevo fare rapidamente. Luciani, allora, giustizia, Draghi, smantella i 5 Stelle, abbiamo scritto stasera, ma le chiedo, a Padova come considera, insomma, le misure che sono state adottate dal Comune per la questione della finale Italia-Inghilterra? Ah, mi ha fatto un po' sorridere Giordani, in realtà, vedendo, nel senso che è una cosa che può avere anche un senso di buon senso, insomma, quello degli alcolici, mi sembrava quasi la paternale del comunista, no? che ci viene a dire cosa possiamo, cosa ci consente di fare lo Stato e cosa meno. Ritengo sia giusto evitare di vendere bibite alcoliche, insomma, magari nella zona centrale della città, ma insomma mi pare che ci sia tanta confusione un po' su tutti i temi. Io stasera ho sentito un po' di tutto, mi piacerebbe replicare su tante cose che ho sentito, perché veramente... Prego Luciano. Tipo, se posso dire, quella sui vaccini, insomma, la responsabilità di tutta questa confusione dei vaccini è proprio del mondo scientifico, esatto. Perché il mondo scientifico ha combinato un disastro, dovrebbero starsene zitti, far parlare solo, voglio dire, il Ministero, e tutti gli altri dovrebbero starsene zitti, perché hanno detto tutto il contrario di tutto. Confusione. Quindi se c'è qualcuno che ha aizzato e che ha dato confusione, che ha messo in confusione, non sono i Novax, ma sono proprio il mondo scientifico stesso, che ci diceva che col vaccino sarebbe stata la panacea di tutti i mali, e invece non è la panacea di tutti i mali. Ci dicevano che bastava il vaccino, poi sono diventate due, adesso si parla della terza iniezione, ce ne hanno dette di tutte e di più, addirittura grandi luminari. Luciano, ti sei vaccinato? Se è vero o no, però dicono che grandi luminari della scienza ci dicono che non si vaccina mai durante una pandemia, perché si creano le varianti. Cioè, ma, alla fine noi cittadini semplici, moralici, ma che palle dici? Ma scusa lei, ma parla delle cose tu, ma per cortesia. Ma tu ti sei vaccinato? No, senso, alla fine noi, come i cittadini, non siamo nelle condizioni, giustamente, come dice Pipitone, di avere un ragionevole background culturale per stabilire quello che è giusto e quello che è meno giusto. Possiamo fidarci, però ci piacerebbe che ci fosse un po' più di serietà da parte del mondo scientifico, che evitassero sparate ogni giorno sui giornali, perché ormai sono diventati peggio dei politici, possiamo dirlo questo, ogni giorno ne sparano, ogni giorno dicono una cosa poi il contrario dell'altra, e così non va bene. Aspetta, chiedeva a Pipitone se si è vaccinato. Luciani, lei si è vaccinato? Ma anche questa cosa di chiedere se uno è vaccinato o non vaccinato, secondo me anche questa è irrispettosa nel confronto delle perché è rispettosa? Sei un uomo pubblico, sei un uomo pubblico. Stai diventando una caccia all'uomo. E non ti sei vaccinato allora. Nella maniera consapevole, guarda, io posso dirlo anche tranquillamente, io ho un problema, ho una malattia al sistema immunitario, per cui mi è stato consigliato di evitare di vaccinarmi almeno in questa fase. Ecco, per dire, ma proprio per tutelare le persone come te bisogna vaccinarsi. Lo so Antonino, ma lo so benissimo, io sì. Mi rendo conto, io non sono un Novax, però non mi piace neanche questo modo che c'è di continua aggressione nei confronti di magari persone che possono avere dei dubbi, e che io l'unica cosa che posso dare anche da politico è consiglio a chi ha dei dubbi di rivolgersi ai propri medici, agli specialisti, quei medici come lo è magari Antonino, un medico, anche i medici di base, e con loro cercare di capire anche per le varie patologie. Abbiamo visto quella ragazza poverina che è andata a vaccinarsi, felice anche di farlo, poi si è scoperto che in realtà aveva una patologia. È un peccato se poi non c'è l'informazione giusta, non c'è una serenità per cui le persone si sentono serene anche di scegliere e decidere. Su quello che diceva prima sul discorso dei sindaci, sul fatto che anche lì io ritengo che sia corretto e giusto che i sindaci abbiano la dignità. Io per esempio faccio il consigliere comunale di un grande capoluogo, ecco, e i cittadini devono sapere che un consigliere comunale di un grande capoluogo di provincia, capogruppo anche, per cui io devo partecipare a tutte le commissioni, per cui mi impegna come fosse lavoro, io vengo retribuito con nemmeno 300 euro al mese. Se vi sembra dignitoso, posso io mettermi nelle condizioni di rendermi veramente disponibile alla cittadinanza? La politica sta rischiando di diventare una cosa solo per i ricchi,
E questo non è corretto, non è giusto, perché la nostra Costituzione, i nostri padri costituenti volevano che tutte le categorie venissero rappresentate in Parlamento, nei governi regionali, nei governi anche locali e provinciali. Per cui, ecco, anche da questo punto di vista effettivamente va ripresa in mano, bisogna capire come fare, forse c'è qualcuno che guadagna troppo, sì, forse sì, non vuole essere un ragionamento populista, ma ritengo che gli amministratori locali, quali sindaci ad esempio, debbano essere giustamente retribuiti per quello che fanno, perché guardate, credetemi, lavorano 24 ore su 24, qualsiasi cosa succeda si va dal sindaco. Poi, visto che parliamo di partiamo con l'autonomia, questo è il grande tema, il tema fondamentale. Pensate anche all'autonomia dei comuni, voglio dire, pensate a quello che produce, non so, immagino la provincia di Treviso, se gran parte di questi soldi rimanessero nelle casse dei comuni, probabilmente si potrebbe dare quelle famose risposte per cui diceva l'amica Roma, che tra l'altro saluto, che è una bravissima sindaca, voglio dire, per poter dare risposte tangibili, per cui va bene legiferare a Roma, ma diamo gli strumenti economici a questi sindaci, perché guardate che non è che perché ci sono regioni più ricche o meno ricche per cui nel sud finirebbero male, ci sono delle realtà nel sud Italia dove va l'economia è florida, dove va benissimo, e non è corretto e non è giusto che quei comuni non abbiano le risposte per cui danno regolarità. Senta, Luciani, lei non trova, a proposito di autonomia, che i primi cittadini del Veneto, sono 574, potrebbero fare di più per l'autonomia di cui diamo i giorni, i 1356 giorni dal 22 ottobre 2017? Cioè, non dovrebbe essere sostenuta l'autonomia da coloro che, appunto, come anche tutti gli imprenditori che giustamente hanno chiesto ristori, hanno chiesto sostegni, se qui ci fosse l'autonomia, ci fossero più risorse, molti problemi potrebbero essere risolti, no? Senza ombra di dubbio, anzi, su questo qua per me dovrebbe essere proprio un appello ai sindaci, perché pensare di aver fatto un referendum e di lasciare la palla esclusivamente al governatore Zaia o piuttosto che al governo regionale, per carità, può andare bene, perché politicamente gli si può dire ah, non l'hai fatta, oppure ah, siamo in ritardo, però se tutti assieme, tutta la comunità veneta si mettesse assieme e cominciasse a dire, al di là degli schieramenti, facciamo un ragionamento, amministratori, politici, liberi cittadini, che sono gli unici che hanno fatto il loro dovere, i liberi cittadini, perché sono quelli che sono andati a votarlo al referendum. Allora, mettiamoci tutte le categorie assieme per andare a Roma a fianco del governatore Zaia per chiedere questa autonomia, perché noi abbiamo dimostrato, il popolo veneto ha dimostrato una grande sensibilità e un grande senso civico, però in questa fase va sicuramente sostenuto, va aiutato il governatore, ma lo si può lasciare da solo scaricando a lui la responsabilità. Bisogna invece, secondo me, tutti assieme far sentire la voce del Veneto, assolutamente, direttore. Allora, Luciani, fino a quando può restare, ovviamente resti, che la vediamo, la riascoltiamo volentieri, poi se dovesse arrivare, è il primo figlio o ne ha già degli altri, Luciano? No, sarebbe la seconda, perché è una bambina seconda. Che è questa. Bene, bene, bene. Allora, quindi restiamo d'accordo così, se improvvisamente scompare dal monitor vuol dire che è dovuto andare in ospedale. Allora, grazie. Vediamo, adesso torniamo dalla sindaca Roma, poi da Pietrangelo Pettenò e dagli altri ospiti, dicevamo, no, questi scontri interni al governo, poi ci sono anche localmente. A Conegliano ci sono due candidati sindaci del centrodestra, uno appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia e l'altro da Forza Italia, era il sindaco rovesciato dal Consiglio Comunale col modello Bitonci, Fabio Chies, vediamo. Signore e signori, vi presento un nuovo sindaco di Conegliano. Investitura direttamente dal presidente del Veneto Luca Zaia per Piero Garbellotto, candidato sindaco di Lega, Fratelli d'Italia e di Una Civica per Conegliano. E qui sta l'altra grande novità di oggi. E abbiamo iniziato questo nostro percorso qui a Conegliano mettendo insieme le anime di centro. Infatti io oggi parlo a nome della lista Libertà Civica, ma parlo anche a nome dei popolari di Zambonna, perché insieme abbiamo messo questo... Un applauso che sottolinea l'importanza dell'appoggio politico, segnali di ulteriore indebolimento di Fabio Chies, ex sindaco e candidato per Forza Italia. Che gli attriti tra i due non siano solo politici lo sottolinea lo stesso Piero Garbellotto durante il suo intervento.
Sono nato e cresciuto a Conegliano, in una Conegliano che aveva sicuramente un volto diverso rispetto alla Conegliano di oggi. Una Conegliano che era una città viva, una città sicura, una città in espansione economica, una città che l'unica preoccupazione che avevamo noi ragazzetti a 15-16 anni era quella di avere la maglietta netta per venire in centro. È una città che in questi anni io ho visto sfiorire. Ho visto sfiorire sicuramente a causa anche della congiuntura economica, sicuramente a causa di tanti motivi, ma è altrettanto vero che altre città in questo periodo non sono sfiorite. A me piange il cuore di aver visto Conegliano scendere e non rappresentare più il ruolo che rappresentava prima. Una cosa che mi ha fatto scattare la molla è stata quella rissa che ho visto in Piazza Cima 2 mesi fa. Cioè la Piazza Cima, che era il salotto buono della città, diventata un incontro di scontri tra bande. Ma vediamo che qui lo stesso Biscione, che se non fosse per la buona volontà degli esercenti e di chi ci vive, è in uno stato sicuramente non degno di come era partito. Ecco perché la sicurezza è la prima priorità del candidato e perché lo stesso Zaia l'abbia sottolineato così. Io penso che questa città abbia bisogno anche di un sindaco che sia sceriffo, quindi te faremo girare con la stella, perché penso che più apolitico di questo progetto non ce ne sia, perché l'obiettivo è uno solo, non quello di sventolare una bandiera, lo dico contro i miei interessi, ma che è quello di portare in su questa città. Poi il decoro, con parole dure per le passate amministrazioni. Un altro problema ce l'abbiamo qui alla mia sinistra, l'ex area Zanussi. Io ho 41 anni, è 30 anni che sento parlare dell'ex area Zanussi. È 30 anni che si vede questo tumore al centro di una città come la nostra. È 30 anni che ci sono ancora i capannoni da demolire ed è, credo, 10 anni che è sottoposta a fallimenti e a quant'altro. Un approccio pratico per amministrare Conegliano, dunque, sottolineando infine dove l'imprenditore delle botti e presidente dell'Imoco troverà il tempo per fare il sindaco. Se lei mi sta dicendo che solo un nulla facente può fare il sindaco, vedrò di diventare un nulla facente. Io credo una cosa, ho detto mi ispirerò da Brugnano nel momento in cui vincerò. Ci ho messo 2 mesi a decidermi perché avevo bisogno di riorganizzare la mia vita, l'ho riorganizzata, sono pronto ad apprendere questa sfida e questo impegno. Allora, al servizio di Lucio Zanatto, un imprimatur del peso e dell'importanza del presidente Zaia e quanto di meglio un candidato potrebbe auspicare. Certo, sindaco Roma, si vede anche in questi casi, no? Non soltanto a livello nazionale, che le alleanze, le cosiddette alleanze, poi insomma sono alleanze per modo di dire o comunque a correnti alternate, perché non so, nel governo ci sono la Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia sta fuori e qui un candidato appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia e l'altro è diciamo messo in disparte ed è comunque un candidato centrodestra, Forza Italia. Sono giochi delle amministrative in questo caso? Ma guardi, direttore, sul territorio è sempre il candidato poi che va a fare la differenza e chiaramente il sostegno dei partiti diventa fondamentale, ma poi il candidato deve scontrarsi con i cittadini, quindi con la sua disponibilità. Guardi, i cittadini, non diamo sempre per scontato che i cittadini non guardino, non vedano. Il cittadino guarda e soprattutto vede la persona che si mette l'impegno, che cerca di fare, che si organizza, che fa. Lo diceva adesso Garbellotto, il candidato. Cioè, giustamente uno quando decide poi di candidarsi a fare il sindaco ha anche un po' del suo lavoro, ha la sua vita personale che deve mettere anche a disposizione di tutta la comunità. Quindi è una scelta molto importante, ma ripeto, il cittadino davvero guarda bene l'identikit di chi, soprattutto nei nostri territori, va ad amministrarlo. Beh, io parlo anch'io rispetto a quello che è capitato anche a me, direttore, perché certo, ho avuto un commissariamento 9 mesi prima e sono stata rieletta con il 70%. Questo va a significare che dall'altra parte, per dirle, c'è un'alleanza, anche se non con simboli, eccetera, che rappresenta Forza Italia e il PD, nel caso mio la minoranza. La maggioranza, io ho solo un unico partito che mi sostiene, che è la Lega Nord. Quindi sotto questo profilo, direttore, la differenza la fa sempre il candidato, la sua volontà di essere sul territorio e di essere uno del territorio, di conoscere perfettamente i problemi del suo territorio. Allora io credo, nel mio caso, direttore, quando si sono dimessi, e lo ricordo ancora quella mattina, hanno lasciato una carta all'ufficio protocollo contemporaneamente, se ne
sono andati, come pensare che fossimo una grande città ma in un piccolo comune di 8.400 abitanti che ci si vede tutti i giorni, sa, queste cose fanno un po' ridere, perché poi insieme ci si confronta. Allora credo che un commissariamento deve avvenire sotto certi profili in comuni che hanno situazioni sotto il profilo di bilancio di un certo livello, infiltrazioni di un certo tipo, ma un sindaco che davvero lavora per il proprio territorio, si mette a disposizione, eccetera, insomma i cittadini lo vedono e se ne rendono conto. Poi i giochini di partito ci possono anche stare, direttore. Io sono un esempio, lei parlava prima dell'esempio anche che è capitato a Padova, ma anche a Ponte di Piave, e le dico, non è stato un discorso di infiltrazioni mafiose o di problemi di bilancio. Sicuramente, ripeto, una persona che si mette a disposizione del proprio territorio è chiaramente una persona che il cittadino va a premiare anche sotto il profilo di quello che sa dare al territorio. Quindi, ripeto, io sono l'esempio opposto rispetto a quello che sta succedendo a Conegliano, perché vedere un'alleanza di una forza di sinistra con una di destra insieme in minoranza credo che effettivamente sia un esempio che sarebbe proprio un po' l'opposto rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Quindi credo che ogni territorio abbia il suo, però credo che, ripeto, il cittadino ti premia rispetto a tutto quello che fai e quello che sai dimostrare nei fatti, direttore, non nelle parole, ma nei fatti. Assolutamente, anche perché poi si dice l'arte del possibile, la politica, però certe anomalie sono incredibili, cioè no, ufficialmente c'è la guerra tra centrodestra e centrosinistra, poi si alleano Forza Italia e PD, insomma i cittadini forse rimangono anche un po' sbigottiti e poi comunque, come dice lei, scelgono la persona. Intanto sono molti turisti bassanesi che non si spiegano il perché del maxi schermo di Piazza Libertà sia stato tolto proprio alla vigilia della finale, e qui ci risiamo, diciamo, con un'altra ordinanza. Vediamo. C'è già un'assenza importante in vista della finale di Euro 2020 di domenica sera fra Italia e Inghilterra. Non parliamo di giocatori nelle fila della formazione di Roberto Mancini, bensì parliamo del maxi schermo qui in Piazza Libertà a Bassano. Sono tanti i cittadini e i turisti che avrebbero gradito vivere le emozioni azzurre insieme, condividerle qui in piazza per ridare vita non solo al centro storico, ma anche per rendere indimenticabile la serata di domenica. E invece, proprio sul più bello, il maxi schermo è stato tolto. Spiegare perché il maxi schermo sia rimasto attivo e funzionante per trasmettere eventi organizzati dall'amministrazione comunale di Elena Pavan, mentre venga spento e disinstallato adesso che lo spettacolo non è patrocinato né promozionale, è una domanda a cui molti bassanesi vorrebbero una risposta. Vito di Alex Luciano. Allora, Pettenò, certo, poi rimane, diciamo, il filo conduttore un po' il trasformismo, no? Lo dico a un uomo di sinistra che, insomma, da sinistra è arrivato e a sinistra è sempre rimasto. Sì, però senza un partito, però a sinistra. Ecco, però, diciamo, non ha cambiato collocazione, mentre invece abbiamo visto, certo, insomma, certo, potremmo fare degli esempi clamorosi di cambiamenti di casacche proprio spudorati senza nessun ritegno. E quando si dice chi non cambia idea è un cretino, bisogna vedere perché la cambia, perché se la cambia per opportunismo io preferisco il cretino, insomma, no? Assolutamente sì. Ecco, senta, per esempio, tornando un po' ai 5 Stelle, dovevano aprire il Parlamento come una scatola di sardine, si è passati, diceva lei prima, dai VAF, adesso ad un partito che si è imborghesito con Grillo addirittura, e così anche Salvini in qualche modo, che sostengono un governo diciamo condotto da un grande economista come Mario Draghi, ex presidente della BCE, della Banca d'Italia, eccetera, ma che certo ha una connotazione ben precisa, cioè rimane un uomo della finanza e con la sinistra non ha nulla a che fare, tanto per dire, no? Sì, i 5 Stelle erano un'anomalia e continuano a esserlo. È un'anomalia italiana che ha avuto quella fortuna elettorale in virtù del disfacimento del sistema dei partiti e della politica generale. Questo era un po'
E su questo hanno ovviamente saputo intercettare quella voglia di cambiamento che negli italiani c'era, di dire adesso mandiamo a casa tutti, e questi sono nuovi e ci affidiamo a loro. Questo, insomma, è una forza politica così non prende il 30% così, d'amblè. C'è stato un messaggio, gli va dato atto che sono stati bravi a trasmettere questa impostazione, per cui è stata accolta dall'elettorato in maniera diffusa in tutta Italia, quindi non è stata una cosa... un fenomeno solo circoscritto in alcune aree d'Italia. Poi un po' alla volta il sistema stanno soffrendo del fatto che questo grande successo è avvenuto senza una strutturazione di un movimento, non può rimanere tale per poi diventare una forza di governo, cioè, o addirittura qualcosa a livello nazionale. È incredibile. Non c'è, perché poi alla fine si sono affidati, volendo rimanere in movimento fuori dallo schema di vecchi partiti, si sono affidati, basta citare la storia di Casaleggio e la piattaforma, no? Per capire quanto di veramente incredibile ci sia in questa storia. Allora non hanno le basi, cioè sono senza quella strutturazione, diciamo, di una forza politica, cosa che oggi, insomma, ce ne sono poche, insomma, adesso dire la verità, in Italia. Però in qualche maniera questa loro mancanza di una strutturazione, di un aggancio col territorio, perché guardate che appunto questo grande risultato elettorale, se chi li conosce nel territorio, conosciamo molti che operavano, soprattutto più che operano adesso, sono persone che vengono dal territorio, che avevano impegnati, eccetera. Però questo grande successo è molto più grande della loro forza, diciamo, di consistenza e poi di organizzazione. E questo mi convince del fatto, insomma, io venendo dalla storia della sinistra e del movimento operaio, delle cose. Mi conferma, insomma, che quello che dicono in tanti pensatori teorici della sinistra, cioè senza organizzazione non si va da nessuna parte. Per esempio la Lega è invece una cosa che appunto ha mutuato moltissimo di cosa è molto strutturata, organizzata, eccetera eccetera. Fratelli d'Italia viene da una tradizione dei partito anche lì di destra ben consolidato, per cui guardano bene a non lasciare il territorio sguarnito di sezioni, circoli, eccetera eccetera, cosa che invece gli altri anche alla sinistra, l'esempio per esempio è dopo la soluzione del Partito Comunista, quindi il partito, tutte quelle che fino adesso è il Partito Democratico, hanno teorizzato la liquidità, il partito liquido, il partito che doveva essere, cioè il segretario viene eletto con le primarie dei cittadini, tutte cavolate, cioè nel senso che alla fin fine questa roba qua produce esattamente quello che abbiamo adesso, cioè non è la liquidità dei partiti, è la liquidità della politica, cioè è la sparizione della politica. Allora vince chi trasmette un messaggio, è il mercato, è il marketing della politica, cioè chi ha più da vendere. Nel Veneto il nostro grande Zaia, che sarà anche un bravo amministratore, ma è un grande venditore della comunicazione, e quindi ha tratto quel grande vantaggio che abbiamo visto nelle elezioni del Veneto. E questa roba qua però può vivere da sola senza l'organizzazione, senza... Io credo di no, e l'esempio che sta venendo dei 5 Stelle dimostra questo, cioè una dissoluzione, cioè, dopodiché queste anomalie, perché pagano il prezzo, come diceva lei, del fatto dell'incongruenza. E un altro dei fattori che secondo me è presente in Italia nella politica è l'incoerenza. Sì, ma poi... cioè non si può sostenere fino a ieri una cosa e il giorno dopo fare esattamente il contrario, perché questo il cittadino, che non è scemo, se lo ricorda e se lo segna, e oltre a essere disilluso della sfiducia che aveva dato, dice vabbè, ma allora sono volta cabana, cioè cambia idea, come dice lei, cambia casacca, cambia la cosa, ma lo fai per quale convenienza? Uno, perché non hai una coerenza politica, non hai una linea, l'altro sei uno che si vende al primo che ti offre qualcosa, e questo è il messaggio che poi passa, e la sparizione è questa. All'epoca anche la Lega aveva ricevuto tanti voti per voto di protesta, però la Lega era rimasta tanti anni in movimento prima di diventare partito.
aveva fatto un percorso molto lungo come movimento e lì si era strutturata, mentre i 5 Stelle è stata una cosa troppo improvvisa, la marchetta elettorale della reddito. Come dicono molti che hanno studiato la Lega, sociologi, sì, ma, politica, sì. La Lega è uno degli esempi di, diciamo, di organizzazione leninista, cioè da Lenin, cioè dalla tradizione della ultrasinistra, cioè l'organizzazione prima di dalla tutto base. La Lega ha imparato questo, e poi la Lega agli amministratori, sì, cosa di 5 Stelle non hanno, ma perché sono okay? rimasti, e quindi su questo vuol dire avere il contatto con i cittadini del territorio, come diceva il sindaco prima. E dell'altra questione importantissima, direttore, è quella su come andrebbe recuperato, si diceva prima, discussione di prima, un rapporto corretto fra il lavoro che si fa nei territori, dai sindaci e chi sta nei consigli comunali, assessori e consiglieri, e la, il resto. Cioè, guardate, i parlamentari sono ultrapagati. Io posso dirvi che anche avendolo vissuto per 15 anni, anche i consiglieri regionali sono molto pagati rispetto a un sindaco. Okay? Quindi questa cosa andrebbe rovesciata, ma non lo si fa per un semplice motivo, che è molto meno pretenzioso e molto più banale di come si pensi. 1000 parlamentari più 1000 consiglieri regionali sono 2000-2500 iperpagati. 8000 sindaci più tutto quello che c'è attorno sono tanti di più, per cui aumentare di 1000 euro a un sindaco vuol dire tante risorse. È lo stesso motivo per cui in Italia, se c'è da fare gettito fiscale, vero, si mettono l'aumento di 10 euro a tutti quelli che hanno uno stipendio o una busta paga, piuttosto che tutto il resto, ci incassi di più. Quindi si fa, per questo non si fa, perché così si risparmia con i sindaci, i consiglieri comunali, che lavorano gratis quasi. Le CGA di Mestre che ti dice che il 94% del gettito fiscale viene ingoiato dallo Stato centrale, vuol dire che gli enti regionali, comunali e discrezionali rimangono le briciole, rimangono solo le briciole. Ecco perché vengono mal pagati, hanno solo responsabilità e basta, ma vengono talmente mal pagati che, come diceva giustamente prima il sindaco, quello il candidato sindaco, nessuno vuole più fare il sindaco, hanno solo dei problemi e delle responsabilità mostruose senza avere nessun ritorno praticamente. Posso aggiungere una cosa in relazione all'analisi del movimento sì, movimento no, partito, strutturazione, territorio? Avete dimenticato un fattore, i 5 Stelle hanno portato degli asili integrali, bisogna dire anche ma questo. Ma perché erano improvvisati? Ho capito, ma questo non vuol dire che sia questione del movimento o del partito strutturato. Le persone che hanno portato il ministro, ma ci ricordiamo Toni Nulla del traforo del Brennero, o vogliamo parlare di Di Maio che sta creando un disastro adesso con le esportazioni? La competenza, cioè, questa è gente con che viene veramente dai tombini. E con l'Ilva di Taranto? Beh, esatto, quindi voglio dire, il Movimento 5 Stelle è stato un momento in cui, se avessero avuto un minimo di decenza, avrebbero presentato delle persone qualificate, perché era il momento giusto in cui la gente era stufa ed era parte della malattia, non era la guarigione. Loro avevano la possibilità di cambiare portando le persone competenti. Hanno portato Toni Nulla, Di Maio, vogliamo parlare del vice ministro dell'economia ancora in carica adesso, sì, sì, che diceva a Padova, me lo spieghi lei cos'è, sì, questo. Sì. Questa è anche gente che, come sempre succede, più sono ignoranti, più sono arroganti. Ti ricordi che è stato teorizzato, non solo dei 5 Stelle, certo. che meglio uno nuovo che non sa niente, bravo, che viene dalla politica, bravo, eccetera, piuttosto che uno che sa fare tanto, esattamente, che quello di sa cosa. Sono assolutamente d'accordo. Se posso fare una piccola chiosa alla sua storia. Tu sei sempre stato di sinistra, ma non esiste più quella sinistra. Certo. Sai perché? Ma non perché la sinistra, perché il mondo è cambiato. Perché, nel caso, ce ne sono parecchi che lo dicono, tra i quali Ricolfi. La sinistra è passata da una forza politica che propone dei valori, delle attenzioni a determinate parti della cittadinanza, come la titolare della verità assoluta. Facciamo l'esempio del decreto Zan, perché a questo punto noi siamo fermi sul decreto Zan. In una democrazia, se io non ho la maggioranza assoluta, propongo una legge, viva Dio, non ho la maggioranza, devo scendere a dei compromessi, perché il mio principale obiettivo è che venga tutelata o venga approvata. Invece Letta, che si sta dimostrando il peggior segretario del PD dalla storia, dal 40, dal PC in poi, e tutte quelle compagini estreme di questo PD non vogliono scendere, perché come se il compromesso fosse una perdita vogliono di prestigio. Vincere, diciamo, esatto, vogliono non vogliono a loro, per loro il decreto Zan in primis
anche sto qua non si riesce a capire, esperto di politica omosessuali. Ma sono monoteisti, loro sono monoteisti. Loro vogliono imporre, sono dei presuntuosi arroganti, che pur di non arrivare ad un normale accordo che coinvolgerebbe tutta la maggioranza, verrebbe approvata da tutti, nessuno non la vuole approvare, ma loro insistono. Pensi che due ore fa l'Arci lesbica, cioè non è certamente un'associazione di destra, ha detto che il decreto Zan è una porcheria. Beh, se l'hai letto è una porcheria. Ma no, lo so che è una porcheria. La porcheria più grande è che loro hanno preso, Mancino aveva già fatto la legge, l'hanno esasperata in certi punti, ma la cosa più grave, nessuno lo dice, è che loro la vogliono portare dentro le scuole elementari, giù le mani dei bambini, basta. Ma la posso dire? Gender e adesso di dire Zan dentro le scuole elementari, io, basta. Tutto sommato, sul decreto Zan, approviamola, perché vengono modificati perché gli articoli. Che riportano alla magistratura. Oggi pomeriggio, lo giuro, lo ammetto tranquillamente, sono rimasto sconvolto. Vi invito tutti a andare a vedere questo filmato sul mio profilo Facebook o su LinkedIn, quando in una conferenza, un convegno tra Fedez e compagnia cantante, Zan ha detto: ma sì, i bambini non sempre hanno, appartengono a un genere e non sempre hanno quell'identità sessuale, quindi li si accompagna verso un trasferimento, i bambini. Ma i bambini di che cosa? I bambini sono delle famiglie. Io ti uccido se mi tocchi mio figlio. Io vengo a casa e ti porto fuori di casa e ti gonfio come una zampogna. Ma di cosa stiamo parlando? Quella questi, è una cosa vergognosa. E poi lo facciamo, cominciamo e poi i suoi sostenitori, cominciamo il percorso di cambiamento sessuale dalla pubertà. A 14 anni, tu. Il cambiamento di sesso è una scelta legittima, io non lo so contesto. Devi essere maggiorenne. Perché devi essere maggiorenne, devi essere responsabile delle tue azioni. E questi invece si inseriscono nell'educazione familiare per portare un bambino. Comunque, sta di fatto che se veramente l'interesse precipuo è quello di difendere i più deboli, ed è un obiettivo rispettabilissimo, certo. Io sono per difendere gli omosessuali, gli eterosessuali, i bambini bullizzati, i disabili. Allora tu questa legge la fai comunque, non è che ti arrocchi sulle tue posizioni e dici se non fate come così dico io, allora non si fa nulla. No? E questo dimostra che è una posizione ideologica e certamente. Non sinceramente altruista, perché sennò in qualche modo ad un accordo arriverebbero. Allora andiamo da Pipitone adesso, perché è stato esponente di Italia dei Valori, Pipitone, quindi di giustizia con Antonio Di Pietro Italia dei Valori si è occupata moltissimo, e volevo sentire una sua opinione però dopo questo servizio sulla seconda giornata del G20 che si è occupato a Venezia di tassazione, oltretutto con una grande mobilitazione delle forze di polizia per garantire la sicurezza. Vediamo. Dopo una prima giornata e la cena inaugurale di rito, i lavori del G20 sono entrati nel vivo con i ministri dell'economia e i governatori delle banche centrali, che discuteranno tentando di trovare soluzioni fino a domenica. Oggetto dei lavori odierni è la riforma della tassazione delle multinazionali. L'aspetto più noto è l'introduzione di un'aliquota minima globale sui profitti delle 100 multinazionali più grandi del mondo, che dovrebbe collocarsi al 15%. In pratica, se un paese decide di tassare i profitti aziendali, ad esempio al 7%, il paese di residenza della multinazionale potrà riscuotere il rimanente 8%. L'arsenale è blindato, con qualche apprensione tra le forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dei 300 partecipanti, tra chi è sul territorio e chi monitora la situazione globale dalla smart control room del Tronchetto. In queste giornate Venezia è la capitale mondiale dell'economia, eppure più di qualche commerciante percepisce con un po' di irritazione le strette del G20 dopo quelle subite a causa del Covid. Il danno, secondo alcuni, starebbe nel fatto che si sia parlato talmente tanto a lungo del G20 e delle ripercussioni sugli spostamenti a Venezia che in molti abbiano rinunciato a trascorrere in laguna un fine settimana. L'appuntamento con il G20 si concluderà domenica con la conferenza sul clima, mentre per sabato è previsto l'arrivo dei manifestanti dei movimenti No Global nella zona delle Zattere. Servizio d'Italia Marchiori. Allora, dicevo, Pipitone, non vorrei non chiederle appunto un parere su questa riforma, controriforma della giustizia, come è stata
Come è stata definita? Lei trova che sia, diciamo, che abbia vinto una posizione, diciamo, piuttosto ortodossa di Draghi rispetto a quella rivoluzionaria che Grillo questa volta non ha in qualche modo mantenuto, perché anzi è stato lui a dire a tutti i ministri di 5 Stelle: fate come dice Draghi e non rompete le scatole, tanto per essere sintetici. Certo. Beh, che la situazione della giustizia in Italia sia drammatica è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Se uno di noi, una persona per bene, finisce tra le maglie delle giustizie per 3.000 motivi, sia per problemi penali ma anche per problemi di riscuotere un credito non pagato, eccetera, uno è rovinato a vita, voglio dire, cioè, soprattutto ribadisco per le persone oneste, perché i farabutti ci marciano alla grande. È stato detto prima anche da uno degli ospiti il fatto che uno dei grandi problemi della nostra economia è che non porta investimenti in Italia come sicuramente dovrebbe, proprio il pericolo di incappare contenzioso legale in cui quella povera azienda multinazionale, chiunque sia, non esce più, voglio dire. Quindi cercare di modificare tutta una serie di percorsi per garantire una giustizia certa in tempi brevi è assolutamente necessario. Cosa ha fatto Draghi sostanzialmente? E lo poteva fare solo lui. Ha cercato di dare ovviamente il messaggio che voleva l'Europa. Una delle riforme prioritarie e necessarie, senza la quale non ci saranno alcuna forma di ristoro per l'Italia per quanto riguarda il recovery plan, è proprio quello della giustizia. Quindi noi siamo forse il paese peggiore in termini di lungaggine giudiziaria, quindi ci vogliono tempi certi. Qual è il problema di questa proposta? Quindi questa proposta della Cartabia Draghi, chiamiamola così, cosa fa? Riduce i tempi dei ricorsi e delle prescrizioni, quindi il processo deve durare tot entro 2 anni per quanto riguarda l'appello, mi pare 1 anno la Cassazione, quello che è. Il problema qual è? In questo modo tu provi a garantire la certezza della lunghezza del processo, bisogna capire se si garantisce anche la certezza della giustizia, cioè questo è il problema, perché è vero che bisogna garantire i processi in tempi brevi, è anche vero che bisogna garantire che poi soprattutto le persone, ribadisco, le persone per bene abbiano giustizia, e quindi il tema si riparte dall'inizio. Oltre a questo, oltre alla proposta di legge che riduce le prescrizioni eccetera, perché pensare di avere una prescrizione come volevano i 5 Stelle a vita è una roba folle e che non esiste in qualsiasi paese civile, voglio dire, è evidente di avere un limite. Bisogna capire se adesso il governo Draghi riuscirà a dare le risorse perché qui in quel periodo che è stato indicato i processi vadano poi a buon fine, perché questo è il reale problema. Non solo la lunghezza dei processi, che è una cosa insopportabile, ma anche il fatto di avere una giustizia giusta in tempi certi. Esatto. Io devo dire di Draghi, mi fido, l'abbiamo sostenuto, quindi abbiamo fatto di tutto perché alla fine ci fosse questo personaggio che ha una statura che è sicuramente di un livello impressionante a livello internazionale. Quello che sta facendo lui ha potuto farlo sia per la sua personalità, ma anche perché c'è una coalizione, e su questo non, diciamo, rispetto al mio amico Pettenon non la pensiamo allo stesso modo, c'è una coalizione molto ampia, perché voglio ricordare che noi veniamo e siamo dentro ancora una pandemia che ha messo in ginocchio l'economia del nostro paese, dell'Europa e di tutto il mondo. Cioè, se stanno arrivando questi fondi, se arriveranno e se riusciamo a spenderli come si deve, è perché l'Italia è stato il paese che è stato più colpito nella parte, diciamo, tra i paesi occidentali. Voglio ricordare cosa c'era un anno fa. Voglio dire, un anno fa, no, d'estate magari stavamo un po' meglio perché uscivamo dal lockdown quello duro, ma da poi ottobre siamo ricaduti e non ne siamo usciti e non ne usciremo in tempi brevissimi, su questo non c'è dubbio. Quindi
tutto deriva da quello, anche Draghi deriva da quello. Quindi cercare di capire da dove siamo partiti per capire dove vogliamo andare, ovviamente questo necessita di una serie di percorsi, tra cui l'approvazione di una riforma della giustizia seria, ribadisco, che deve essere seria anche nelle risorse che vanno date poi ai tribunali per garantire che e soprattutto i magistrati che facciano il loro lavoro come giusto che devono fare, perché quello che stiamo vedendo con Palamara e compagnia bella francamente fa venire come minimo il voltastomaco. Esattamente. Allora, grazie Pipitone, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo con Lucrezia Favaro di Fratelli d'Italia, con Mario Fabris di Forza Italia. A tra poco, state con noi, grazie. Non mangiare. Eccoci di nuovo, seconda parte di Focus 22:52. Giustizia, Draghi smantella i 5 Stelle, abbiamo scritto stasera, perché la decisione di proporre una riforma della giustizia insieme al ministro Cartabia ha sconquassato il Movimento 5 Stelle, inasprendo lo scontro già in atto tra Grillo e Conte. Conte dalla parte di Battista per un Movimento 5 Stelle, diciamo, sulla giustizia più intransigente, mentre Grillo ha detto ai suoi ministri, insomma, fate quello che dice Draghi perché deve andare così. Intanto abbiamo parlato anche della situazione, della pandemia, il virus rialza la testa, questo è il Gazzettino, il Veneto entra nella fascia di rischio moderato assieme a Trento e Bolzano, sempre più giovani i nuovi contagiati, questa è una, diciamo, è uno dei fattori della variante, la cosiddetta variante Delta. Allora, Lucrezia Favaro, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Montebelluna, che cosa si prospetta dal punto di vista politico, anche in vista delle prossime amministrative, in questo scontro tutti contro tutti, insomma, no? Che si ripropone sempre in Italia, governo a livello governativo ma anche a livello locale. A livello locale, in particolare poi io parlo di Montebelluna, certo, perché certo, chiaramente negli altri comuni non posso parlare, poi ogni comune ovviamente ha una sua specificità. Certo. A Montebelluna sicuramente, almeno credo, insomma, andremo uniti, perché noi siamo per il centrodestra unito, quindi auspichiamo di poterci ripresentare dopo che abbiamo convissuto negli anni precedenti. Credo che abbiamo fatto un buon risultato in questi 5 anni e quindi sicuramente auspichiamo di poter continuare. Questo anche perché chiaramente condividiamo le stesse idee, non abbiamo di quei problemi che hanno all'interno del governo, dove abbiamo persone e partiti che hanno idee tra loro completamente diverse, e quindi sicuramente non abbiamo avuto grandi difficoltà ad andare d'accordo in questa convivenza insieme. Auspichiamo che il centrodestra possa andare comunque unito in tutti i comuni, questo perché è ovviamente importante portare avanti quelle che sono le nostre idee di buon governo, quindi insieme a Forza Italia e insieme alla Lega. Molto chiara. Senta, com'è l'esperienza di una politica della sua età? Insomma, lei è una giovanissima esponente della politica locale. Senti, guardi, le faccio un esempio. Io conosco e sono amico di Vittorio Feltri da tanti anni, abbiamo anche lavorato assieme. Ieri l'hanno intervistato e gli hanno detto, ma insomma, lei perché ha accettato di candidarsi al Comune di Milano? E ha detto, beh, ma si va una volta sola, la settimana dico due fregnacce, per cui ci vado, chi se ne frega. Cioè, voglio dire, adesso questa è un'impostazione poco romantica, no, di Vittorio Feltri, che insomma è piuttosto cinico e lo conosciamo. Qual è lo spirito invece che deve animare una giovane esponente di Fratelli d'Italia o di un altro partito?
Beh, se la persona crede di poter fare come dice Feltri, è meglio che vada a fare qualcos'altro, questo sicuramente, perché poi chiaramente finisce che ogni persona che ti incontra ti chiede qualcosa, vuole sapere come deve relazionarsi con un determinato ufficio comunale, ha un problema urbanistico, ha un problema con i servizi sociali, insomma ha vari problemi, per cui chiaramente oltre alle riunioni, che poi noi ne facciamo ogni lunedì, facciamo una riunione di maggioranza, poi ci sono le commissioni, e poi chiaramente ci sono i cittadini a cui giustamente bisogna dare risposta. Credo che una cosa importante sia l'ascolto delle persone, quindi ascoltare le persone, anche perché ogni persona può darti qualcosa, qualcosa che poi puoi anche portare in comune. Le istanze dei cittadini possono essere comunque uno spunto importante di cui bisogna tener conto poi nell'amministrazione. Un'altra cosa sicuramente importante che ho imparato in questo tempo, in questo periodo, è sicuramente lo spirito di squadra, perché se sei da solo vali uno, se sei in di più riesci a fare di più. C'è un proverbio africano che dice che se le formiche vanno d'accordo, possono sconfiggere un elefante. E siccome noi non siamo formiche, parlo del centrodestra, possiamo sicuramente fare grandi cose, possiamo cambiare sicuramente il futuro, lo dico ai giovani. Non c'è neanche l'elefante, quindi è ancora più facile. Oggi però... Giorgia Meloni ha detto la montagna ha partorito un topolino, no? A proposito di così. Animali. Ecco, siamo animalisti stasera. No, comunque ha detto delle cose molto chiare. Molto giuste, insomma, no? La politica è passione, dovrebbe essere servizio nei confronti degli altri, non diciamo interessi di bottega o d'egoismi di basso livello. Vabbè. O per passatempo, No, Feltri mi ha stupito perché ha detto: beh, insomma, chi se ne frega, ci vado una volta alla settimana, dico due fregnacce e me ne vado. Ma lui può dirlo. Lui può dirlo. Esatto. Allora, Mario Fabris, allora, politica cittadella. Rispetto a quanto abbiamo visto a Conegliano, sono dinamiche normali, diciamo, sì, succede? Sono normali adesso, Cittadella si ricandida, il sindaco uscente ha amministrato bene, noi ci presentiamo con il nostro simbolo di Forza Italia, ma in appoggio al sindaco, quindi anche Fratelli d'Italia fa lo stesso percorso, quello che abbiamo fatto in regione lo facciamo anche a livello locale a Cittadella. Cittadella è stata bene amministrata da quando è arrivata la Lega nel 94 in poi, veramente hanno dato un volto nuovo, Cittadella è rinata, cioè anche la gente che viene da fuori lo nota, una volta lì dalle nostre parti senza fare campanilismo, Castelfranco e Bassano attiravano molto i giovani, Cittadella era quasi deserta. Poi quando si è cominciato veramente a fare delle opere nuove, dedicate non solo ai giovani ma anche alla viabilità, le mura che sono state ristrutturate, fatte diventare città d'arte, è stata una serie di cose, il teatro che è ripartito, una serie di cose che hanno attirato i giovani. Adesso se vediamo alla sera, soprattutto il venerdì e il sabato, veramente c'è il pienone nel centro di Cittadella, non si cammina da quanti ragazzi giovani che ci sono, ecco. E poi per fortuna noi all'epoca avevamo messo in piedi le ronde, che poi qualcuno da Roma ci ha bloccato, siamo andati avanti diversi anni a fare le ronde di notte, avevamo tre turni, e allora il primo anno giravamo con le divise, poi invece capendo che è il ladro che sta attento al padrone e non viceversa, abbiamo girato gli anni successivi senza nessuna divisa, nessuno sapeva dove eravamo, lo sapevano solo i carabinieri. Questo probabilmente ha consentito che Cittadella è tuttora un'isola felice, non ci sono spaccate nei negozi, ci sono pochi furti nelle case. A Cittadella, ecco, noi viviamo in un'isola felice perché è stata bene amministrata, e questo penso sia un esempio per altri comuni, cioè se l'amministrazione funziona, se chi ha in mano il timone guida il paese, si guardano bene da fare, cioè, a delinquere in quel paese là. Se poi viene lasciato, allora naturalmente chi ci arriva dentro pasteggia. A Cittadella non succede. Bene, bene, Cittadella, città murata, splendida località, diciamo, turistica e storica del Veneto. Allora, vediamo con Italo Morano in regia
Gli alberghi che chiudono purtroppo è una realtà di questa situazione, e qui parliamo di metà degli alberghi trevigiani che rischiano la chiusura. Questa è l'anticipazione di un'analisi shock che nei prossimi giorni sarà diffusa da Federalberghi. Vediamo, grazie Italo. Si dice da questa analisi che più del 50% delle strutture pensa che non ce la farà. Dato shock, dato gravissimo. Quindi non sappiamo veramente dove finiremo. Questa è una ricerca che uscirà, credo, la prossima settimana. I dettagli della ricerca saranno diffusi nei prossimi giorni, ma è comunque una prospettiva nera quella che Federalberghi Treviso già traccia da qui all'imminente futuro, soprattutto se l'incertezza della pandemia continuerà a pendere come una spada di Damocle sugli spostamenti interni e internazionali. 50% di alberghi trevigiani a rischio significa in termini assoluti poco più di 80 strutture. Siamo 176 strutture. Tenga presente, e abbiamo la concorrenza, visto che così parliamo anche delle difficoltà del nostro settore, della bellezza di 1700 locazioni turistiche. Quindi voglio dire, siamo 1 a 10. Per il turismo, soprattutto quello delle città d'arte e del congressuale, ripresa quindi è ancora una parola lontana. Diciamo che se dobbiamo parlare della ripresa alberghiera, non è che pensiamo che il 22 sia tutto finito, noi ne siamo convinti. Sappiamo bene che per ritornare ai livelli del 19 ci vorranno altri 2-3 anni. Come minimo. Eppure resta il paradosso della manodopera che non c'è, problema che non riguarda soltanto le località di mare, ma anche la Marca. È una situazione drammatica soprattutto per quello che riguarda il livello medio dei nostri occupati, no? Quindi il livello che va sui 1200-1300 euro al mese, abbiamo avuto veramente una situazione complicatissima. A mancare all'appello sono quei lavoratori che causa pandemia si sono ricollocati in altri settori, ma anche quelli che preferiscono la via del sussidio. Ci sono quelli invece che i 600-700 euro e magari qualche lavoretto in nero gli va bene e quindi non sono più disponibili, non vengono a lavorare. Queste le sfide per la Federalberghi di Treviso, che proprio in questi giorni ha rinnovato i suoi vertici confermando alla guida Kerr un settore quanto mai appeso alla variante Delta e al ritorno di quella mobilità internazionale che stava facendo volare prima della pandemia anche il territorio trevigiano. Dice Cristian Arboi, diceva Mario Fabris, poi andiamo dalla sindaca di Ponte di Piave. Si stanno vedendo adesso i frutti del reddito di cittadinanza, cioè tanta gente che non riusciva a trovare lavoro ha trovato il reddito di cittadinanza, adesso lavora in nero, più prende qui 600-700-800 euro al mese. Ecco, la marchetta elettorale dei 5 Stelle, questo ha consentito ai 5 Stelle di prendere il 33% dei voti senza avere nessuna cognizione di come governare un paese. E vorrei ricordare una cosa, che usare il denaro pubblico per mantenere l'elettorato sono mafie che usano il denaro pubblico per mantenere l'elettorato. Quindi da reddito cittadinanza e adesso l'amico Letta che vuol dare 10.000 euro ai ragazzi di 18 anni senza un progetto, senza niente, queste sono marchette elettorali, ma è la mafia che usa il denaro pubblico per comprarsi i voti. Dalla Cassa del Mezzogiorno in poi è sempre successo, la mafia usa il denaro pubblico per mantenere l'elettorato e questi stanno facendo la stessa cosa, questa è la realtà. Allora, sindaco, voi diciamo economicamente, al di là delle casse del comune, insomma il territorio, no? Come sta facendo fronte alla ripresa, insomma a quanto è successo durante la pandemia, le chiusure, la mancanza di ristori, insomma. Sì, sicuramente sotto questo profilo, già con la mancanza di ristori, una delle iniziative non solo che abbiamo posto in essere a livello proprio di Opitergino Mottense, perché direttore, come singolo comune, mettendoci insieme riusciamo sicuramente ad aver avuto di più, abbiamo fatto quell'intervento proprio per le attività commerciali, proprio collegato a questo fondo che aveva un fattore moltiplicatore 14 che il comune di Treviso aveva già attivato già in quell'area, poi altri comuni sotto questo esempio quindi hanno progredito rispetto a questo e abbiamo cercato di dare una risposta a quelle attività e le dico effettivamente abbiamo dovuto incrementare nuovamente anche i fondi utilizzando anche i soldi del fondone per cercare di dare una risposta a questo. Poi inizialmente avevamo dato anche una primissima risposta quando c'è stata quella situazione soprattutto collegata appunto a estetisti, parrucchiere, quindi a queste attività che avevano questa situazione di criticità di intervento rispetto, ricordiamo, hanno
pagato le bollette in quei mesi in cui comunque erano chiusi, e quindi un minimo di intervento è stato dato sotto questo profilo. Questo di concerto un po' unanimemente. Chiaramente, ritornando al principio di sussidiarietà che si diceva prima, cioè, diciamo che quando anche il prefetto ci convocava ai tavoli e anche nei tavoli che stiamo continuando a fare, sotto questo profilo non c'è solo un'emergenza collegata all'attività produttiva, ma anche sociale. Quindi quando si parla del reddito di cittadinanza e di tutti quei contributi che sono stati dati, io vorrei ricordare il lavoro che stiamo facendo adesso anche con l'INPS per la verifica e anche per l'inserimento in un unico database, che è il programma dell'INPS SIUS, per andare a inserire su Mario Rossi tutta la storia relativa alle contribuzioni e alle cose che prende. Questo permette, uno, i comuni, che devono fare anche dei bandi, di confrontarsi direttamente con l'ente IMSS e dire bene qual è la nostra fotografia del soggetto per andare a verificare se ha effettivamente diritto a questo. Allora qui è diventato fondamentale l'intervento con ANCI Veneto, quindi con il presidente Mario Conte, unitamente al lavoro fatto con IMSS e con i colleghi sindaci, proprio perché con questo tipo di cornice assieme all'IMSS riusciamo a far inserire ai nostri servizi sociali, che ripeto anche in piena pandemia facevano il consulto alle persone direttamente in presenza e non a distanza, perché giustamente è come l'ufficio tecnico che se c'è una rottura del tubo non lo può vedere da Street View ma deve andare sul posto per vedere qual è la rottura. Sicuramente la cosa importante è quella di inserire questi dati nel database, che permette di avere le contribuzioni che vengono date sotto questo profilo. Ulteriormente abbiamo inserito la parte della regione con tutti quei contributi che la regione anche eroga, quindi al partecipare a questo tipo di intervento anche appunto con la presidente della quinta commissione Sonia Bescacin, ma sotto questo profilo diventa fondamentale perché se diamo un nome anche ai contributi statali che rientrano e li inseriamo in questo, perlomeno sappiamo effettivamente quanti benefici ha preso il soggetto, perché ripeto, i controlli che anche l'INPS fa unitamente alla Guardia di Finanza eccetera, cioè questi sono controlli importanti che riguardano sotto questo profilo i nostri servizi. Apro un'altra parentesi, direttore, abbiamo tutto il mondo poi del sociale, le case di riposo, ma non solo, i centri disabili. Ricordiamo che però, facendo veramente una pianificazione su questo, sono stati dati a livello statale, poi la regione li ha inoltrati ai centri servizi dei contributi rispetto a questo. Non però dimenticandosi lo Stato centrale, che c'è tutto un mondo collegato alla cooperazione di cui tutti noi comuni abbiamo la necessità di collaborare con loro per l'aspetto del sociale, perché qui parliamo di minori, infanzia, adolescenza, famiglia, disabilità, la salute mentale eccetera, che comunque sono nostri partner. E se a livello nazionale non viene anche identificata una modifica dei contratti che abbiamo in essere, chiaramente questa situazione va a creare ulteriori problemi ai nostri servizi sociali. Quindi, ripeto, io questa emergenza, che da sanitaria adesso sta diventando per lo più sociale, credo che sotto questo profilo ci porti veramente a una riflessione sul tipo di interventi che andiamo a fare, e chiaramente con un controllo, certamente quello che appunto si sta cercando anche di fare è proprio di avere un database aggiornato. Se tutti quanti i comuni con le loro assistenze sociali inseriscono in questo programma e si dà per assodato che lì mettiamo un unico contenitore, perlomeno abbiamo più un'equità e una giustizia rispetto alle persone. Anche perché, direttore, gli interventi a spot lo abbiamo visto. L'intervento del governo che è stato dato per i buoni spesa. Adesso abbiamo visto che gli ulteriori fondi che arriveranno, finalmente qualcuno si è accorto che serviranno invece per gli affitti, per la situazione dei mutui. Finalmente qualcuno se n'è accorto, dico io, perché per il buono spesa chiaramente le persone non avevano bisogno di quello, ma soprattutto del pagamento degli affitti, perché non arrivavano alla fine del mese. Poi tutta la parte della povertà educativa, direttore, mi permetto di dire, benissimo che il Ministero voglia dare al Ministero dell'Istruzione, quindi alle scuole, questo fondo per la povertà educativa, ma ricordiamolo che l'intervento sotto il profilo degli educatori deve essere fatto anche per le persone con disabilità. Allora i comuni, nel momento in cui non c'erano gli insegnanti di sostegno, hanno messo proprio a disposizione dei ragazzi con disabilità nelle scuole la figura di questi educatori pagati, dell'addetto all'assistenza, pagati con i fondi dei comuni. Allora cerchiamo, oltre che darli per progettualità a livello delle scuole, di metterli insieme anche per la parte sanitaria. Facciamo un unico progetto, ci mettiamo assieme, perché ripeto, collaboriamo con la scuola e con le politiche sociali a 360 gradi. Credo che unire le forze e dare soprattutto una risposta importante sotto il profilo educativo, ripeto, in una normativa che ovviamente va a guardare il ragazzino non più come nel 1993 con una norma che va a guardare solo un addetto all'assistenza. Abbiamo bisogno di un educatore per evitare l'istituzionalizzazione con ulteriori carichi a carico dei comuni. Allora, tanti sms avete visto, ne avete visti due adesso, uno contro il ministro Lamorgese e l'altro sempre sui migranti, che applaudiva a Fratelli
d'Italia. Vediamo cosa sta succedendo a Trieste, perché tutti i riflettori sono sempre accesi su Lampedusa e noi con Tele 4 stiamo monitorando la zona e soprattutto i continui arrivi dalla frontiera italo-slovena. Vediamo. 40 migranti sono stati rintracciati nel corso della mattinata da parte della polizia, coadiuvata dai militari dell'esercito. Un'altra giornata di lavoro intenso per fare fronte agli arrivi dalla rotta balcanica. Le immagini che vedete si riferiscono al rintraccio avvenuto in zona Montedoro, a Muggia. Come al solito sono scattate le procedure sanitarie e di identificazione del caso, ha spiegato a Tele 4 il prefetto Valerio Valenti. Le presenze sul territorio triestino di richiedenti asilo rimangono però stabili sulle 1150 persone in tutto, aggiunto, grazie la pratica dei trasferimenti nelle altre regioni d'Italia, in particolare Lombardia e Veneto. 30 persone sono state destinate ieri in altri centri d'accoglienza fuori regione, altre 16 saranno trasferite domani. In questo modo, ha concluso Valenti, cerchiamo di sopperire all'emergenza mantenendo una situazione di equilibrio. Quanto alle statistiche mensili dei rintracci, a giugno si registra un aumento di 184 persone individuate dalle forze dell'ordine nella Venezia Giulia rispetto allo stesso mese dello scorso anno, nello specifico 768 nel 2021 contro 584 del 2020. Un dato però che viene controbilanciato da quanto accaduto a maggio, con 136 migranti in meno, 774 nel 2020 rispetto ai 638 nel 2021. Complessivamente dunque sono 1406 gli arrivi sulla rotta balcanica negli ultimi due mesi, 48 in più rispetto all'anno passato. Servizio di Marco Stabile, caporedattore della nostra redazione triestina di Tele 4. Professor Pontelli, Mario Draghi, a proposito del titolo, è andato in Europa recentemente e non è tornato, diciamo, con un carniere pieno, nel senso che sia Macron che la Merkel gli hanno detto guardi, ripassi la prossima volta, poi lui è anche ripassato, ma gli hanno detto ripassi ancora un'altra volta, perché poi della redistribuzione dei migranti vedremo più avanti. Per il momento pensiamo ai paesi della nordafricani, vediamo come interloquire, come frenare i flussi. Cioè qui a Trieste, guardate che le scene che avete visto stasera sono quotidiane, cioè ci sono uomini, dei disperati poveretti, che arrivano, entrano, vengono messi lì seduti e poi sono rinchiusi nel hub di Gorizia in gran parte, altri fanno perdere le loro tracce e non si sa bene dove finiscono. Professor. Ma sicuramente Mario Draghi non ha ottenuto quello che sperava una volta avuto audizione in Unione Europea. Del resto non si può neanche pretendere che lui riesca a ottenere tutto subito, solo perché si chiama Mario Draghi, per cui è evidente che la politica migratoria prevede un concerto di interessi e di volontà di più soggetti. Tengo però, tuttavia, mi piacerebbe sottolineare un fatto. Per cui è evidente che per adesso la politica migratoria è tutta quanta a carico dei paesi confinanti, in questo caso dell'Italia, che ha lo stivale. Però non dimentichiamoci che, se non ricordo male, tutta la sinistra, dal PD in poi, vedevano nella nuova amministrazione statunitense come l'apertura alle forti immigrazioni contro Trump, che aveva eretto il muro, quando si dimenticavano che il muro lo tirò su Clinton, tra le altre cose, tanto per essere sinceri e obiettivi. Quando un mese fa invece il vicepresidente degli Stati Uniti è andato nei luoghi, negli stati da dove partono i maggiori flussi di migranti, dicendo guardate che se voi venite negli Stati Uniti vi prendiamo e vi rimandiamo indietro. Per cui è evidente che non esiste una bacchetta magica per gestire i flussi migratori. Sarebbe necessario un concerto di scelte politiche che coinvolgesse tanto i paesi industriali quanto quelli europei, quanto quelli di partenza. Aiutarli anche da loro. Esatto. Però è evidente che comunque una inversione nella nostra capacità di farci sentire in Europa con Draghi è avvenuta.
Nei prossimi mesi vediamo se questo riuscirà ad esserci anche nel tema dei migranti, perché è evidente che negli ultimi anni noi abbiamo sottovalutato il problema, abbiamo sottovalutato l'impatto sociale, specialmente nelle zone periferiche delle città, perché io non discuto che poche migliaia di persone possono essere sopportabili da una comunità cittadina, però è evidente che se quelli li metti tutti in un quartiere dove ci sono già altre persone che magari non fanno parte dell'elite cittadina, i contrasti vengono inevitabilmente a crearsi, per cui esiste anche una cecità da parte di chi sottostimava le problematiche di inserimento dei migranti, perché vanno tutti inserirsi in uno strato sociale che di per sé è già difficile, in difficoltà, per cui è normale, adesso speriamo che Draghi riesca in Europa a riuscire a ottenere una, e lo otterrà se e solo se riusciremo a fare quelle famose riforme, perché ricordiamoci, come è stato giustamente detto, noi otteniamo questi soldi a debito purché facciamo le riforme, in primis giustizia e fiscale, e sul fiscale ancora stiamo tentennando. Però ricordiamoci che se noi riusciamo a fare questo tipo di riforme, potremo finalmente avere quel credito che gli ultimi 20 anni dei governi dal 2000 in poi ha buttato in un tombino, tutti, nessuno escluso, perché ricordiamoci, forse qualcuno se lo dimentica, che l'inversione dell'onere della prova in tema di controversie fiscali l'ha inserito Tremonti, mica Letta, eh. Cioè, vediamo anche distribuire le responsabilità a chi le ha. E Tremonti ancora adesso è di quei geni che viene visto come uno dei quelli più intelligenti dell'economia. Teniamoci conto, tra l'altro, che la Cina sembrerebbe che voglia imporre un export tax, per cui voglia mantenere tutto il monopolio anche delle materie prime, perché sono cresciute le materie, certo, prime? Perché quando noi eravamo in lockdown, esatto, quando noi eravamo in lockdown, loro crescevano il 18% primo trimestre di quest'anno. Chiedo scusa dopo. Sì. Ho avuto qua un cliente israeliano 2 giorni. In Israele da un mese e mezzo hanno fatto un embargo al contrario, per cui non importano più prodotti cinesi. L'Israele non importa più prodotti cinesi. Ma guarda che basta. Perché non fanno anche in Italia una legge protezionista? Il problema non bisogna essere. Io sono per il mercato comune. Sì. Il problema cosa è stato? Innanzitutto che noi abbiamo favoleggiato l'ingresso della Cina come se fosse una democrazia. 3 anni fa mi è stato riconosciuto da un editore svizzero che si è ricordato che 3 anni fa avevo detto: guardate che se volete un mercato comune, un mercato globale, bisogna che ci vogliano un minimo di regole condivise che la Cina non ha, perché la Cina può fare programmi economici a 30 anni, perché? Perché nelle democrazie voti ogni 3-5 anni, per cui l'orizzonte temporale arriva al massimo a 5 anni, in Cina dicono bene tra 30 anni sarà così e così vanno avanti perché non c'è nessuna problematica elettorale. Basterebbe inserire, come qualcuno finalmente negli Stati Uniti comincia a parlarne, la border carbon tax, per cui visto che siamo tutti quanti diventati ecosostenibili, ecocompatibili, anche questo ce ne serve da parlare, inserisci una tassa a tutti quei prodotti che vengono da economie a forte impatto ambientale, quei soldi li utilizzi per investirli nel sistema produttivo nazionale che continui il proprio percorso di ecosostenibilità, e questo crea un volano verso una maggiore sostenibilità tanto del paese che inserisce questa carbon tax che del riserve. Paese in via di sviluppo. Non ci vuole un ingegnere per capirlo. Allora, non è più collegato Alain Luciani, che è andato, come facciamo degli auguri alla moglie in ospedale, quindi domani o non so, dopo gli faremo le felicitazioni per il suo secondo, è una figlia seconda che sta nascendo. Vediamo delle immagini riguardanti un muro che non è quello di Trump tra Stati Uniti e Messico, ma è quello tra Grecia e Turchia. È stato innalzato dalla Grecia per far fronte agli arrivi in massa dalla Siria e dalla Turchia. Vediamo queste immagini, è un muro di metallo alto 5 metri e lungo a quanto pare più di 120 chilometri, quindi è una cosa enorme e, 120 chilometri. Che sta con reticolati, con guardie armate, con mezzi blindati della polizia greca, proprio per frenare tutti quei migranti che Erdogan scatena sulle coste della Grecia per mandarli in Europa, nonostante si dica che l'Europa lo paga profondamente per trattenerli, e i risultati pare siano molto diversi a seconda, almeno a giudicare dalle
diciamo, dal numero di persone che arrivano e che si trovano chiuse da questo muro. Allora, io direi sono le 23.20, fra poco dovremo chiudere. Vorrei ricordare ancora una volta Vittorio Zanini, è stato ospite per tanto tempo, per tanti anni qui a Focus, un medico, un politico notissimo a Treviso, un trevigiano doc, sempre molto franco, sempre molto, non le mandava mai a dire. Era televisivamente, tra l'altro, una persona validissima, Camera Ardente oggi, domani mattina in Duomo a Treviso, i funerali alle 10. Vediamo. Una presenza discreta ma continua. Oggi ha voluto salutare per l'ultima volta Vittorio Zanini. In tanti si sono recati alla casa funeraria vicino al Cafoncello, dove la salma è stata composta. Fiori gialli e la dedica con riferimento a Zorro, personaggio su cui aveva impostato una delle ultime sue campagne elettorali, vicino alla fascia tricolore, che ha indossato centinaia di volte in rappresentanza del sindaco di Treviso. Sul cuscino quella azzurra da consigliere, ruolo che ha rivestito di fatto per mezzo secolo, ma soprattutto il portachiavi con lo scudo crociato che lo accompagnerà anche nell'ultimo viaggio di domani. La partenza è fissata per le 9.15 dal Cafoncello, con il piccolo corteo dei congiunti che lo seguirà fino davanti al Teatro Comunale, che ha sempre strenuamente difeso da assessore alla cultura. Qui sosterrà per qualche minuto, per poi spostarsi davanti alla statua di Mario del Monaco in Piazza Borsa, che ha fortemente voluto in quel luogo, tanto da incatenarsi quando la precedente giunta aveva ipotizzato lo spostamento. Successivamente il feretro salirà verso Piazza dei Signori, dove sosterrà davanti alla scalinata di 300 che Vittorio Zanini ha percorso innumerevoli volte da politico e amministratore. Qui ci sarà il sindaco Mario Conte per l'abbraccio laico di tutta la città. Sarà quindi la volta di Casugana per l'ultima sosta prima di imboccare via Cornarotta e Piazza Duomo, dove all'interno della cattedrale alle 10 si celebreranno i solenni funerali. Infine Vittorio Zanini proseguirà per il cimitero di San Lazzaro, dove verrà tumulato, diventando un altro luogo della memoria di personaggi che hanno fatto la storia di Treviso. Servizio di Lucio Zanatto. Chiudiamo qui questa puntata di Focus. Il titolo Giustizia Draghi smantella i 5 Stelle, ma ne abbiamo parlato di moltissimi argomenti, e grazie per centinaia di sms che avete inviato. Ringrazio i nostri ospiti, a Torino Pipitone, grazie. Ci dice in due parole, ci ricorda, Padova Bene Comune è una lista civica? Sì, una lista civica che ripresenteremo fra 10 mesi alle prossime elezioni. Io sono un po' il riferimento di questo gruppo che da 5 anni lavora. È una lista civica aperta a tutti i cittadini. Ovviamente sosteniamo il sindaco Giordani, che auspichiamo che si ricandidi e che sciolga la riserva nei prossimi mesi, e l'impegno è forte per la città. Una lista aperta per chi vuole darci una mano e partecipare direttamente in termini di progetto, di candidature. Comunque siamo sulle piazze da tanti anni e continueremo a esserci, ecco. Certo, grazie Pipitone, a presto, grazie molte. Grazie, professor Pontelli, arrivederci, buonasera. Grazie mille per l'invito, buonasera. Grazie Pietrangelo Pettenò. Grazie direttore. Arrivederci, Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, grazie sindaca. Grazie molte. Grazie. Lucrezia Favaro, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montebelluno, in Consiglio Comunale, grazie. Grazie. E Mario Fabris di Forza Italia, grazie, a Cittadella. Grazie a tutti, grazie a Italo Morao e a Mattia Pizzaia, questa sera con lui in regia, e ci vedremo lunedì ovviamente, quindi state con noi, seguiteci anche durante il weekend, e ci raccomandiamo anche noi durante la finale, attenzione a non fare troppa confusione, a non fare troppi assembramenti, perché è una situazione, diciamo, attualmente confortante per quanto riguarda le curve oggi, ma bisogna evitare che i contagi possano nuovamente decollare. Grazie a tutti, buonanotte, arrivederci.